Buonasera a tutti, sono Francesco Brigo della Ghost Track Web Radio e questa sera commenteremo assieme a Stefano Gizzi, responsabile del gruppo del WWF Pigneto Prenestino, un intervento, o meglio una serie di interventi che si sono svolti il 14 di novembre su tematiche ambientali. Adesso cediamo la parola a Stefano Gizzi per questa presentazione, per capire che cosa è avvenuto il 14 di novembre. Buonasera a tutti, grazie Francesco. Io sono Stefano Gizzi, sono il responsabile del WWF Pigneto Prenestino, per l'esattezza del gruppo attivo Pigneto Prenestino che opera nell'ambito del WWF Lazio. Il nostro gruppo attivo ha organizzato per sabato 14 novembre, presso la Casa della Cultura del Quinto Municipio a Villa De Santis, un evento di presentazione pubblica dei risultati del monitoraggio dell'avifauna presente nelle principali aree verdi del Quinto Municipio e dintorni. Quinto Municipio di Roma, per chi non lo sapesse, sarebbe l'area compresa fra Via Prenestina e Via Casilina e da Porta Maggiore, quindi dal centro di Roma fino al raccordo anulare, quindi in pratica tutto lo spicchio orientale della città di Roma. I nostri attivisti, che sono ornitologi e birdwatcher, hanno per più di un anno effettuato questo monitoraggio, questo censimento, conseguendo dei risultati molto interessanti che sono stati appunto presentati pubblicamente nel corso di questa iniziativa del 14 novembre. Bene, adesso come primo intervento sentiremo appunto la presentazione di questa attività. Come speaker, come moderatore, in quell'occasione era presente Raniero Maggini, che è stato il vicepresidente del WWF Italia, vero Sì, ed Stefano? è stato anche precedentemente presidente del WWF Lazio, della sezione regionale del WWF, quindi insomma un personaggio importante dell'ambientalismo romano. Adesso collabora anche con noi del WWF Pigneto Prenestino e quindi ci ha dato una mano in occasione del 14 novembre, fungendo da moderatore dei vari interventi che si sono succeduti e che andremo a sentire. E volevo soltanto dare il benvenuto a tutti i presenti da parte del WWF Pigneto Prenestino, per l'esattezza del gruppo attivo Pigneto Prenestino del WWF Lazio, siamo precisi. Diciamo che il nostro gruppo attivo, che nasce nel 2011 in questo territorio, si occupa dell'ambiente, della tutela dell'ambiente nell'attuale quinto municipio, che ha preso il posto dei precedenti sesto e settimo municipio da quando c'è stata la fusione di alcuni dei municipi di Roma. Quindi in pratica tutta l'area, per chi non fosse di residente da queste parti, che da Porta Maggiore, seguendo la Prenestina e la Casilina, arriva fino al raccordo anulare, grosso modo, insomma. È un'area ricca di valori paesaggistici, storico-culturali, naturalistici, di biodiversità, lo vedremo ecco, in particolare con gli interventi dei relatori che poi si avvicenderanno. È anche un'area dove non mancano le minacce, soprattutto di cementificazione, di consumo del suolo. E anche di questo ne parleremo, ne parlerà Emilio Giacomi poi alla fine. E, per quanto riguarda le aree monitorate dai nostri attivisti, di cui ne sono presenti un paio, ma ci sono stati anche altri che hanno partecipato a questo censimento, 5 sono all'interno del quinto municipio e 2 sono confinanti. Le aree all'interno del quinto municipio sono quelle in cui ci troviamo, quindi Villa De Santis, Villa Gordiani, il Parco delle Energie ex Sneviscosa, dove il monitoraggio è stato effettuato in collaborazione con il Forum Territoriale Permanente del Parco delle Energie, e l'area del Parco di Centocelle, Parco Archeologico di Centocelle, e l'ampio comprensorio di Mistica, Tor Tre Teste e Casa Calda. A tale proposito apro una parentesi, attivisti provenienti da quella zona ci hanno portato il testo di una petizione, per chi vuole firmarla, per proteggere proprio l'area verde della tenuta di Casa Calda da un progetto speculativo piuttosto preoccupante, poi eventualmente la facciamo girare. E invece, per quanto riguarda le aree esterne ai confini amministrativi del quinto municipio, ma molto vicine, sono il Parco della Cervelletta, che si trova a nord, e la Valle della Caffarella, che fa parte del Parco regionale della Pia Antica, a sud. Questo perché l'idea è quella di inserire i risultati di questo lavoro in un progetto di corridoi ecologici, più che un progetto, è una constatazione dell'esistenza di questi corridoi ecologici, al quale poi dovranno seguire azioni di tutela sicuramente.
e di riqualificazione. Diciamo che abbiamo due corridoi ecologici abbastanza evidenti e già tutelati a sud e a nord di quest'area, che sono appunto il Parco regionale dell'Appia Antica e la riserva naturale della Valle dell'Aniene. In più c'è una terza area, diciamo, parallela a queste, sempre, diciamo, dal centro verso la periferia orientale, che è quella che corre lungo l'autostrada A24. E le due aree invece perpendicolari, diciamo, a nord-sud, una è quella in cui ci troviamo, il comprensorio a Duas Lauros, che comprende Parco di Centocelle, Villa De Santis, Parco delle Energie, insomma questa parte qui. E poi la parte, appunto, invece che citavo prima, di Casa Calda, Tor Tretesta e Mistica, che è parallela a questa, quindi sempre in direzione nord-sud, però più esterna, più verso il raccordo. Detto questo, io mi fermerei qui e diamo la parola ai successivi relatori. Sì. Ecco, abbiamo sentito l'intervento di Stefano Gizzi, sempre con il commento di Stefano Gizzi stesso. Adesso inizieremo a passare in rassegna a quelli che sono stati gli interventi degli esperti, a cominciare da Alessandro Fiorillo. Ecco, dimmi Stefano, Alessandro Fiorillo chi è, che cosa rappresenta, qual è il suo ruolo all'interno del WWF? Alessandro Fiorillo è uno degli attivisti del WWF Vigneto Prenestino, più, perdonate il gioco di parole, uno degli attivisti più attivi, dei più presenti, in particolare nella ricerca sul campo e non solo. Però ecco, Alessandro insieme a Mario Paloni, che è l'altro attivista del quale seguiremo poi l'intervento successivo, loro due sono stati i protagonisti in prima persona di questo rilevamento della avifauna. Quindi quasi quotidianamente nel tempo libero sono riusciti a fare queste uscite nelle aree verdi del quinto municipio e dintorni, e aiutati anche da altri attivisti in maniera un po' più sporadica e con la consulenza di ornitologi importanti che hanno dato una mano al WWF Vigneto Prenestino. Mi riferisco a Corrado Battisti e a Giuseppe Dodaro, e colgo l'occasione comunque per ricordare che anche Francesco Brigo, che ci sta presentando, è un attivista del WWF Vigneto Prenestino, anche lui quindi rientra in questo gruppo di persone che mettono a disposizione una parte del loro tempo e delle loro energie per cercare di tutelare l'ambiente dei quartieri in cui viviamo. Ok, ti ringrazio Stefano, sentiamo adesso l'intervento di Fiorillo. Bene, allora Alessandro, a te. Allora, intanto buonasera a tutti, diciamo, com'è nata un po' questa idea di fare questo monitoraggio, diciamo questo censimento? Sostanzialmente noi volevamo dare appunto un contributo principalmente conoscitivo, diciamo, perché come struttura del WWF, diciamo, che opera all'interno della città, avevamo, come dire, interesse a conoscere quella che è la biodiversità presente nel nostro territorio, sostanzialmente, che è un territorio urbano, ma è anche un territorio dove ci sono appunto delle zone verdi, delle aree verdi purtroppo minacciate, come vedremo, ma che comunque al loro interno, diciamo, hanno ancora delle testimonianze veramente interessanti, come vedremo, come emergerà nel corso del pomeriggio. E perché, come ha spiegato Stefano, perché abbiamo pensato di concentrarci, oltre che sulle aree del quinto municipio, anche su due direttrici, che sono appunto a sud-ovest la Valle della Caffarella e a nord-est il Parco della Cervelletta, quindi l'area, diciamo, della Valle dell'Aniene? Perché sostanzialmente quelli sono, diciamo, due corridoi ecologici, diciamo, che in qualche modo sono connessi in rete con diciamo, le nostre aree verdi del municipio. Perché, e questa è una curiosità, diciamo, che è emersa nel corso del monitoraggio, spesso è capitato che abbiamo, io cito un esempio in particolare, in questo parco dove ci troviamo, qui diciamo a Villa De Santis, noi abbiamo notato per esempio la presenza dell'erone bianco maggiore, che sì, proprio qui, è stata, diciamo, una sorpresa effettivamente anche per noi, perché non ce l'aspettavamo, intanto perché qui non c'è una vera e propria area umida, diciamo, in questo parco, e noi l'abbiamo, diciamo, come dire, l'abbiamo visto sia nel febbraio del 2014 che nel mese di novembre, dove ce n'erano addirittura due esemplari. Abbiamo notato però una cosa interessante, che in quei stessi giorni in cui l'airone bianco maggiore lo vedevamo qui, era segnalato anche al Parco della Caffarella, dove c'è una piccola area umida ma che attira molta avifauna, insomma abbiamo avuto modo di riscontrarlo questo. Tra l'altro abbiamo fatto con l'amico attivista Mario Paloni, ci siamo veramente organizzati in modo tale che quando abbiamo, ad esempio quando riscontravamo la presenza dell'airone bianco maggiore qui,
ci mettevamo in contatto anche con altre persone che erano alla Caffarella, dopo ad esempio una mezz'ora veniva segnalato lì e magari mezz'ora prima era appunto andato via da quest'area. Pertanto abbiamo ragione di credere che era lo stesso esemplare o gli stessi due esemplari. Quindi questo perché l'abbiamo, come dire, evidenziato? Perché ecco, potrebbe essere il segno o il fatto che appunto c'è questa sorta di rete che si crea tra questi piccoli habitat, no? Che per quanto sono purtroppo appunto minacciati, per quanto c'è una pressione antropica molto forte perché siamo dentro la città, riescono miracolosamente ad attrarre ancora delle specie appunto come l'arone bianco maggiore, che sinceramente non ci saremmo aspettati di trovare qui. Ma ecco, questo è soltanto un caso. Ad esempio nella zona del parco della Caffarella, che appunto abbiamo molto monitorato, abbiamo riscontrato la presenza di specie come appunto ad esempio il gufo di palude, che anche quella è stata un po' una sorpresa. Tra l'altro tutti questi dati noi li inseriamo sul portale ornido.it, che è un portale veramente molto bello, molto utile. Perché, intanto perché ci offre anche l'opportunità di, come dire, appunto di conoscere le specie che sono presenti in questa zona, nelle zone limitrofe, quindi ci facciamo un'idea di quella che è appunto la presenza dell'avifauna. Ma poi appunto è anche un contributo che vogliamo dare a chi comunque giornalmente studia questo argomento, e quindi appunto la presenza e gli spostamenti dell'avifauna. E, tra le altre cose che diciamo che abbiamo riscontrato, anche questo può essere un elemento interessante, è che laddove ci sono zone tra virgolette selvagge abbiamo presenza di un certo tipo di avifauna che ad esempio non riscontriamo nei cosiddetti parchi giardino. Faccio un esempio, diciamo, l'airone bianco maggiore l'abbiamo visto nell'area non aperta al pubblico del parco, che è quella appunto sia perché comunque c'è meno frequenza di persone, sia perché c'è una vegetazione più spontanea, più ricca, probabilmente ha questa capacità di attirare di più. Ad esempio anche specie come il beccamoschino, diciamo, l'abbiamo riscontrato in tutte quelle aree, come appunto l'area non aperta al pubblico di Villa De Santis, dove l'erba è alta, quindi è l'habitat, diciamo, ideale per questo tipo di specie. L'abbiamo riscontrato nel parco di Centocelle, che purtroppo anche quella è un'area molto bella, ma che comunque minacciata da molte situazioni, ma che comunque noi monitoriamo proprio per sensibilizzare, diciamo, le persone. E comunque ecco, lo stesso discorso l'abbiamo riscontrato ad esempio con i fagiani. C'è una vera e propria colonizzazione di fagiani in questi parchi romani, che all'inizio anche a noi ci ha un po' sorpreso. Ad esempio il primo fagiano io qui l'ho riscontrato, l'ho visto nel 2011, e fu per me una sorpresa, perché fino ad allora non avevo mai visto un fagiano dentro la città. Poi ho saputo che in realtà c'erano. Poi facendo, diciamo, continuando questi monitoraggi e avendoli appunto intensificati, abbiamo visto che il fagiano si trova, oltre che nell'area non aperta al pubblico di Villa De Santis, si trova anche nel parco di Centocelle, alla Caffarella e anche alla zona del lago Ex Snia, di cui parlerà poi Mario. Quindi, come dire, è stata sicuramente una sorpresa rilevare, diciamo, queste presenze. Questo è voluto essere il nostro, diciamo, contributo di conoscenza a quella che è la realtà della biodiversità di questi nostri parchi. Noi speriamo che questo nostro lavoro, come dire, venga capitalizzato, nel senso che stimoli, diciamo, chi di dovere a proteggere e tutelare questi habitat, perché appunto sono questi, come dire, sono contenitori di questa ricchezza, di ricchezza di natura che possiamo appunto ancora ammirare anche in città. Tra l'altro, come dire, possiamo metterla al servizio delle nuove generazioni, diciamo, per colmare quel deficit di cultura ambientale che purtroppo esiste, e quindi vorremmo, diciamo, attraverso questo nostro lavoro sensibilizzare sempre più persone, in particolar modo i giovani, i bambini, a far conoscere questa ricchezza. Chiaro è che è importante che chi di dovere tuteli, diciamo, queste aree, tuteli questa ricchezza, altrimenti rischiamo di non raccontare più nulla, e sarebbe veramente una tristezza. Io penso di aver concluso, ringrazio di nuovo i presenti e lascio la parola a Raniero. Abbiamo sentito l'intervento di
Fiorillo. Adesso passeremo a quello successivo, l'altra persona, l'altro attivista che si è occupato dei rilevamenti dell'avifauna all'interno del quinto municipio e che attraverso il suo intervento ci illustra quello che sono stati i risultati. Stefano, a te la parola perché lo conosci personalmente, anch'io del resto, però tu sai molto bene quella che è la storia di questo personaggio, perché direi che è proprio un personaggio, è un ex corazziere addirittura. È un ex corazziere, ex perché è in pensione, semplicemente pensione, per quello, è anche lui residente nel quartiere Prenestino come Alessandro. La cosa curiosa e che in qualche modo accomuna Mario anche a Fulco Pratesi, che poi sentiremo in un secondo momento, è che Mario è un ex cacciatore e come Fulco Pratesi a un certo punto in qualche modo ha fatto il cambio di prospettiva da cacciatore a difensore degli animali, degli uccelli in particolare, e comunque dall'esperienza di cacciatore ha tratto una profonda conoscenza dell'avifauna. E adesso quindi sentiremo anche il suo intervento, che ci racconta della sua esperienza di monitoraggio degli uccelli. Grazie, grazie veramente Alessandro. Allora lascio la parola a Mario, mi pare di capire per il dettaglio, entri nel dettaglio del lago. A questo punto penso proprio di sì, perché dopo il bellissimo prologo che ha fatto sapientemente l'amico Alessandro Fiorillo, a me tocca l'incombenza dei numeri e di alcune specie che sono state veramente sorprendenti a livello di non tanto di consistenza numerica quanto di qualche specie addirittura rara che all'interno del contesto di Roma, dove specialmente nel compressore del lago Exnia la meraviglia è stata talmente tanta di vedere, ad esempio, ecco, vado subito al sodo, ai numeri, che da circa un anno a questa parte al lago Exnia, Parco delle Energie, sono state censite ben 64 specie trasvernanti e nidificanti, più due mammiferi che poi meritano un discorso a parte. Mentre al Parco della Cervelletta sono state censite 51 specie e al Parco della Mistica, 36. Ma in particolar modo abbiamo riscontrato con l'amico Alessandro, per quanto riguarda la parte del lago Exnia, che i monitoraggi, come aveva accennato Raniero, il presidente del WWF Stefano Gizzi, sono stati effettuati in collaborazione col Forum Territoriale Permanente del Parco delle Energie. E abbiamo riscontrato una cosa in particolare, che quando si verificano ci sono delle situazioni di intemperie che, per far sì che i fiumi Almone e Aniene, quando esondano, troviamo nella stessa giornata o l'indomani una consistenza di uno spostamento di massa di germani reali che vengono nelle acque tranquille del lago Exnia. Quando ci si ritorna il giorno dopo, poi sarà una coincidenza, ma l'abbiamo riscontrato tutte le volte che si è verificato queste condizioni climatiche molto avverse e che probabilmente non ha nulla a che vedere con il passo. Forse probabilmente persone più esperte ci diranno il perché di questo fenomeno, che non è stato riscontrato soltanto una volta, ma in diverse situazioni di queste perturbazioni fortissime che si sono verificate sia a sud-est che a nord della capitale. E guarda caso il parco delle energie, lago Exnia, è al centro, dal parco della Caffarella e il parco dell'Aniene e della Cervelletta, e probabilmente questi corridoi ecologici esisteranno davvero. Ci sarà sempre un nesso comunque per questi spostamenti che si verificano. Ecco, una delle situazioni particolari che sono venute a verificare il 1 febbraio di quest'anno è la comparsa della volpe al lago Exnia, che è stato un evento veramente che non fa più notizie, ma in quel contesto, con le minacce che ci sono all'esterno del lago Exnia, che tutti voi conoscerete, c'è la ferrovia, c'è il via di Portonaccio, c'è un tasso di inquinamento che è abbastanza elevato, ma quel giorno, in concomitanza con la grandinata messa a neve, si è comparsa questa volpe che ha tentato poi tra l'altro di predare i germani, che si è creato un allarme incredibile in quel momento. Poi avevamo comunque constatato con Alessandro insieme che qualche giorno prima avevamo rilevato le fatte,
erano un po' strane, avevamo quasi capito che si trattasse di un mammifero. Un altro mammifero presente, ma che non fa notizia, meno notizia della volpe, è il riccio. Il riccio, anche quello è presente. Sì, sì. E poi abbiamo avuto trasvernate nidificanti, una serie di sorprese, quali i piro piro piccoli ci sono stati, li abbiamo, la beccaccia, il beccaccino, quindi una serie di tutti i limigoli che sono stati presenti, beccaccia, beccaccino, piro piro piccoli, un esemplare di un pisciforme, un esemplare di picchio rosso maggiore, e poi a marzo un'altra sorpresa, ma probabilmente per via di queste direttrici di migrazione, a distanza di circa una settimana, nel mese di marzo 2015, abbiamo avuto il passaggio di oche selvatiche e gru, a distanza di una settimana, e che andavano proprio con queste direttrici di migrazione in direzione nord-est, e di conseguenza è stata probabilmente, c'ha un'importanza anche il territorio, per il semplice fatto che non solo, ad esempio, c'è una specie particolare che da questo, diciamo dal mese di ottobre in poi fino a gennaio, una specie di doppio passo svernante, che è il fringuello, e che va nei dormitori la sera, va nei dormitori la sera dentro Roma, perché ne passano a 4-500, a 10, 15, 20 per volta a branchi di fringuelli. L'abbiamo sistematicamente, con il piacere di Fulvio Fraticelli, sul portale ornito.it, insieme a tutti gli altri selvatici che comunque abbiamo avuto modo di, insomma, non finirei mai di fare un elenco di tutte le specie. Ci sono addirittura, ad esempio, ecco, in due casi particolari. Allora, per esempio, la fola, sono arrivata una coppia di fola che soltanto ed esclusivamente per nidificare, e ne ha fatto tre pulli, dopodiché una volta nidificati, cresciuti i pulli, non ci sono più viste, sono venute là per nidificare e se ne sono andate, al contrario di una coppia di martin pescatori, che vengono soltanto quando è il periodo di per svernare, e non ci nidificano là. Adesso sono tornati, poi non parliamo di una sorta anche di rapaci diurni, notturni. Abbiamo avuto il falco di palude, diverse volte la voiana, che purtroppo con i cheppi sono quelli più mobbati dalle cornacchie, perché gli danno il tormento continuamente. Si è rivista ultimamente la voiana dopo mesi di assenza, e addirittura ho visto un secondo esemplare che probabilmente deve adattarsi di una coppia. Poi ecco il resto, c'è l'amico Emilio Cividillo che ci ha segnalato la presenza dell'allocco, avendo sentito comunque il canto notturno. Quindi ho sentito personalmente la civetta, il gufo, non so distinguere chiaramente se si trattasse di gufo comune o gufo reale, ma abbiamo anche una buona presenza di rapaci notturni. E poi, insomma, ecco, abbiamo avuto una buona presenza quest'anno di rondini, di balestrucci, rondoni, sia al rondone comune che alla fine poi si vedevano i rondoni pallidi. Poi non finirei mai comunque di elencare tutte le specie che abbiamo avuto modo di avvistare, perché a livello quasi di monitoraggio giornaliero è stata una cosa entusiasmante andare sul campo quasi sistematicamente. Invito, così come ha fatto l'amico Alessandro, comunque a cercare di tutelare un patrimonio che noi, che ci teniamo particolarmente alla natura, questa biodiversità che è presente in città e che non finirà mai di sorprenderci. Io avrei finito il mio intervento. Ecco, abbiamo sentito l'intervento di Mario Paloni, al quale ha fatto seguito l'intervento di Fulvio Fraticelli. Fulvio Fraticelli, che è un esponente importante sia del WWF, ma anche di un'associazione che si chiama Sropo, di cui ci parlerà anche il Stefano Gizzi, e non solo, è anche il direttore scientifico del Biopark. Ma lascio la parola a Stefano per questo. Sì, esatto. Diciamo che noi abbiamo voluto prima far presentare ai nostri attivisti, cioè gli attivisti del gruppo attivo WWF Vigneto Prenestino, i risultati del monitoraggio della biofauna, e abbiamo poi chiesto
a esperti di grande importanza una valutazione, un commento, un approfondimento su questi risultati. E il primo che abbiamo ascoltato, anzi che andremo adesso ad ascoltare, è Fulvio Fraticelli, il quale, come diceva Francesco, è direttore scientifico del Bioparco di Roma ed è uno dei più importanti esponenti dell'ornitologia non solo romana ma italiana, ed è direttore della Stazione Romana Osservazione e Protezione Uccelli, quindi diciamo un personaggio veramente di primo piano nell'ambito dell'ornitologia, ed è anche, come diceva Francesco, una persona che ha fatto attività nel WWF. Tra l'altro questa SROPU, questa Stazione per l'Osservazione e la Protezione degli Uccelli, è attiva dal 1965, ricordiamo, quindi è una delle più antiche associazioni scientifiche che si occupano di ornitologia nel panorama italiano, non soltanto quindi un'associazione a livello locale ma a livello nazionale, quindi l'importanza di Fraticelli si vede anche da questo. Allora, io intanto il piacere di sottolineare un aspetto, perché in diversi in questa sala hanno iniziato così, insomma, un po' per gioco, un po' per scherzo, in qualche modo andar giro, magari attrezzati inizialmente in modo improvvisato, e poi man mano è cresciuta la passione, qualcuno poi ne ha fatto anche motivo di vita, insomma, quindi è come dire, quella spinta motivazionale che poi porta anche a nuove consapevolezze. Io torno a ringraziare veramente Alessandro e Mario per la tenacia, l'impegno con il quale ci hanno consentito comunque di raccogliere queste informazioni. Gli chiedo naturalmente di restare a disposizione, eventuali domande poi dovessero emergere. E a questo punto, per cercare di coniugare in qualche modo i ragionamenti che vorremmo aprire in questo pomeriggio sulla scorta in qualche modo dell'assist che ci avete fornito, chiamerei subito Fulvio Fraticelli. Fulvio oggi è nella veste di presidente della SROPU, lo invito a raccontarci che cos'è la SROPU e soprattutto lascio a lui il piacere di... Esatto. La SROPU è Fulco, 51 anni fa, dico bene, 50 anni fa Fulco insieme a degli amici ebbero la bellissima idea di mettere in piedi, fatto che si senta anche senza microfono. Sì, però forse per la registrazione te lo avvicino, perlomeno. Ebbe la meravigliosa idea di creare un'associazione di amanti dell'ornitologia, del birdwatching, che per esempio non si chiamava birdwatching però, e che potessero dare un contributo di conoscenza finalizzato alla protezione degli uccelli nella nostra regione. La storia è continuata e in questo momento ho l'onore di rappresentare come presidente questa associazione, che adesso conta un centinaio di ornitologi. Pubblichiamo una rivista scientifica che si chiama Arula e siamo presenti in maniera forte in tutta quanta l'ornitologia italiana. Volevo ringraziare però Alessandro e Mario non soltanto per le belle immagini, per la conoscenza che hanno portato, ma per aver citato ben due volte Ornito. Ci tengo in maniera particolare anche perché, siccome non c'è niente da fare, faccio parte anche del gruppo di conduzione nazionale di Ornito. Ornito è questo portale aperto a tutti, che è veramente un classico esempio di citizen science, una parola che adesso va tanto di moda e purtroppo una parola con cui si riempiono la bocca anche le amministrazioni pubbliche, che sono convinti che con questo meccanismo riescano a recuperare i dati senza pagare lo specialista. Cioè, citizen science significa viene interpretato in tante accezioni. Quella che a me piace di più è la collaborazione del cittadino nella ricerca scientifica. Certamente non ci si può sostituire in maniera assoluta chi l'ha detto ai lavori, ma che il cittadino sia presente nel mondo della ricerca e che si rompa questo muro che divide quella che viene considerata la scienza, quella che possono fare soltanto alcuni, e invece la vita di tutti quanti noi, secondo me è fondamentale. Questo portale è riuscito dal 1999 a raccogliere circa 10 milioni di dati, 10 milioni di dati che ci permetteranno nel giro di quest'anno di pubblicare l'Atlante degli uccelli svernanti in Italia addirittura con la precisione di un chilometro per un chilometro. Poi non lo faremo per motivi di conservazione, perché non vogliamo dare dati precisi sulla presenza, lo faremo su una griglia più grande di 10 chilometri. E con l'ultimo anno di raccolta dati, nella primavera del 2016, riusciremo a pubblicare anche l'Atlante quali quantitativo, anche quindi con dei dati di quantità degli uccelli nidificanti nel nostro paese.
Tornando però all'argomento di questa sera, io avrei bisogno di stare vicino al comando delle diapositive, delle slide, oppure faccio un gesto, faccio un gesto. No, ecco, io vorrei parlare dei cattivi. Loro hanno parlato dei buoni, dei belli, di quelli che tutti quanti apprezzano. Io vorrei parlare di quelle specie che nei discorsi da bar sono considerati cattivi, quelli che fanno danni, quelli che sono un simbolo del degrado ambientale, per poi arrivare a dimostrare che non è vero. Grazie. Questa è Roma. Roma ha una caratteristica fondamentale per chi studia gli aspetti naturalistici, di avere dei confini ben definiti. Il raccordo anulare, poi non è vero, perché la campagna romana entra dentro Roma, la Caffarella arriva fino al Colosseo, arriva fino al Colosseo più o meno, e Roma purtroppo esce anche fuori dal raccordo, però questo cerchio che la circonda dà un'unità che è facilmente identificabile e ci si può lavorare bene. Roma produce una grande quantità di energia sotto tante forme, anche di energia sotto forma di immondizia. Si calcola che ogni giorno vengono prodotte 4.800 tonnellate di energia dalla nostra, di immondizia, è una forma di energia, dalla nostra città. Di queste 4.800 tonnellate, circa 1.700 tonnellate sono di rifiuti organici. Rifiuti organici che vengono gestiti in una maniera abbastanza varia, cioè si sta cercando di fare una raccolta differenziata, però molto spesso questi rifiuti organici sono anche a disposizione di altri organismi. Questi organismi sono dei batteri, batteri nitrificatori, cioè batteri che sono in grado di trasformare la sostanza organica nuovamente in sostanza inorganica in modo che possa ricominciare il ciclo. Magari molto spesso ci si ferma lì, perché non è che poi questa trasformazione porti poi a dei nutrienti per gli autotrofi, per le piante, per chi deve nuovamente ritrasformare la sostanza inorganica in muffe, in insetti. Qui c'è un gruppo di larve di mosca carnaria, però tutti quanti gli organismi che hanno questo ruolo di degradatori, di sfruttare questa risorsa alimentare per aiutare a ritrasformarla in sostanza inorganica. Ma questa sostanza nutriente va anche nei nostri fiumi. Il Tevere è diventato un fiume ricchissimo di nutrienti, tanto è vero che è un fiume ricchissimo di pesci. Purtroppo il 70% delle specie che sono presenti nel Tevere, come purtroppo in buona parte dei fiumi italiani, sono specie allottone, sono specie non presenti naturalmente nel nostro paese. Qui è rappresentato un siluro, una specie tipica dei fiumi dell'Europa dell'Est, che ha colonizzato, portato volutamente o in maniera non voluta dai pescatori nelle semine di avannotti che vengono fatti, e ormai si pescano nel Tevere siluri di 70-80 kg che sono in grado di mangiare qualsiasi cosa di organico che capita a disposizione. Anche i pulli. I rati, penso, e la cornacchia. Siccome sono soltanto 52 anni che mi interesso di uccelli, parlerò di uccelli. Un altro, per favore, ecco appunto. Parliamo di uccelli. Vi parlerò di quattro specie che hanno queste caratteristiche di essere sinantropiche, opportuniste e commensali. Sinantropiche è un termine elegante per dire che vivono a contatto con l'uomo. Opportuniste, che hanno la capacità di adattarsi a situazioni ambientali particolarmente varie, e commensali, perché mangiano insieme a noi. Ma commensale significa non andare in competizione, non essere qualcuno che ti ruba da mangiare, è qualcuno che mangia insieme a te senza però darti fastidio. Mangiano i nostri scarti. Parleremo di cornacchie, di piccioni, di gabbiani e di passeri. Quattro storie molto diverse l'una dall'altra. Tre di queste sono quelle che nei discorsi da bar sono i cattivi: la cornacchia, il gabbiano e il piccione. Cerchiamo di vedere poi che poi realmente sono cattivi, e cerchiamo di capire se realmente poi noi dobbiamo intervenire nei confronti di queste specie. L'avevo chiamata, in una pubblicazione che ho fatto anni fa, la chiamate Feeding Human Dependent, scimmiottando gli americani che vogliono fare, mettono acronimi dappertutto, però dà un'idea di queste specie che sono presenti nel nostro ecosistema cittadino, perché dipendono da noi, dipendono dall'alimentazione che noi gli forniamo. Questo grafico mostra come la cornacchia ha colonizzato Roma.
Chi ha la mia età sa che 30 anni fa le cornacchie non c'erano dentro Roma, erano poche, se ne vedevano soltanto sorvolare i palazzi, non certamente non scendevano a terra, non andavano a rubare il cibo nei cestini, non si facevano avvicinare le persone, avevano distanze di fuga di decine e decine di metri, adesso ce le troviamo in mezzo ai piedi. Questo grafico mostra la distanza, la densità dei nidi dalla distanza del Tevere, perché il Tevere è stata la via d'ingresso delle cornacchie dentro Roma, ha funzionato da corridoio di dispersione, sono entrate, questa è stata una tesi di laurea che ho seguito forse una ventina di anni fa da una persona che adesso fa guardiaparco sui Simbruini, nidificando sugli alberi delle sponde del Tevere, poi trovando dei viali alberati, il viale delle milizie è l'esempio classico, si sono irradiate dentro la città e quindi la densità dei nidi ancora si ritrova differenziata rispetto a questa via d'ingresso rispetto da dove sono entrati all'interno della città. Questi due grafici invece mostrano la frequentazione della cornacchia dentro Villa Borghese. Io ahimè lavoro al Pio Parco da 18 anni e tutte quante le mattine faccio un transetto più o meno da Piazzale Flaminio fino al Pio Parco. Transetto significa un percorso standard dove si conta quello che uno vede e dal 1998 a ieri io ho registrato sui miei appunti questi dati, poi quando andrò in pensione poi avrò finalmente il tempo per elaborarli in maniera più circostanziata. Adesso ho cominciato a fare soltanto qualche piccola elaborazione. Questo grafico mostra la frequentazione delle cornacchie a Villa Borghese, dove c'è un calo soltanto nel periodo di riproduzione, perché Villa Borghese è una fonte di cibo incredibile, perché è frequentata come tutti quanti i parchi pubblici da persone che poi lasciano dietro di sé patatine, popcorn, pezzi di pizza, e queste cornacchie, andando appunto frequentando questi parchi, trovano una grande quantità di cibo. Durante la stagione riproduttiva invece c'è chi al nido, che deve difendere un territorio, che mena gli altri e quindi li fa allontanare da questa zona. E si vede chiaramente anche da quest'altro grafico. Questo grafico invece è il numero dei flock, degli stormi di cornacchie, che sono presenti soltanto in periodo invernale, diminuiscono poi in primavera, mi prendono in autunno, proprio perché aggregarsi in un momento in cui non ci sta il padrone di casa, quello che è il nido, che ti caccia via, ma c'è una grande quantità di cibo. Però mangiare dentro Roma non è così conveniente. Se fate caso, questa cornacchia ha una macchia bianca sull'ala. Questa macchia bianca è una mancanza di melanina sulle penne, e la mancanza di melanina è un problema grave per questi animali, perché rende le barbole delle penne molto friabili. Non so se avete mai fatto caso a queste cornacchie che si vedono con dei buchi sulle ali, che trovano anche delle difficoltà a volare. Questa difficoltà a fissare la melanina sulle penne dipende dalla mancanza di lisina nell'alimentazione. La lisina è un amminoacido che si ritrova nei cibi di origine animale. È comprensibile che a Roma possa succedere una cosa del genere, una cornacchia che mangia pizza, patatine e popcorn, di lisina ce l'avrà ben poca. Però la cosa non mi quadrava, c'era qualche cosa che non mi quadrava, perché la cornacchia tra l'altro ha una grandissima capacità di adattamento. Questa foto qui in alto è per parlare della neofobia delle cornacchie. Le cornacchie hanno sì una paura del nuovo, neofobia, paura del nuovo, hanno paura del nuovo, però sono delle grandissime sperimentatrici che le ha portate, a osservazioni fatte negli ultimi anni, addirittura alimentarsi delle testuggini, bucandogli dietro le parti più morbide tra il carapace e il piastrone, addirittura facendo dei buchi sul carapace da veri e propri predatori, oppure a prendere delle ossa di pollo e lasciarle cadere come un gipeto dall'alto per andare a mangiare il midollo all'interno dell'osso, oppure viste mangiare una medusa su una spiaggia, alimento che ha pochissimi nutrienti, se non nessuno, anzi c'ha probabilmente anche delle tossine che devono essere metabolizzate in qualche modo, addirittura catturare un rondone in volo, oppure mettersi ferme attaccate al muro tipo un picchio attaccate a una parete e aspettare che il rondone esca da un buco per poterlo prendere al volo. E questa grossa capacità mi sembrava strano che potesse portare poi a dei problemi di mancanza di alimentazione, anche perché poi le cornacchie del bioparco, che di carne da mangiare ce n'hanno quanta ne vogliono, perché dentro i recinti dei nostri animali, una volta che i licaoni e gli altri animali hanno finito di mangiare, arrivano stormi di cornacchie e troveranno tutta quanta la carne che vogliono. Anche le cornacchie di Villa Borghese e del Bioparco hanno un'alta percentuale di defigmentazione.
ho spedito una povera ragazza che ha fatto la tesi in giro per i parchi di Roma a contare, a valutare in percentuale quante cornacchie fossero depigmentate, e l'unico dato che abbiamo trovato correlato è la densità stessa delle cornacchie. Dove c'erano tante cornacchie nidificanti c'era un'alta percentuale di animali depigmentati. L'unica spiegazione possibile è che le cornacchie, che sono molto aggressive anche tra di loro, quando sono a grossa densità devono stare molto attente di quello che gli succede nel nido, perché il cannibalismo è molto frequente ed è il sistema di controllo delle nascite. Io mi mangio i piccoli del nido vicino, perché intanto alimento i miei, però in questa maniera controllo la popolazione. Ma questo problema, questo fatto porta anche a aumentare il tempo di vigilanza che i genitori devono avere nei confronti della propria prole. Aumentando il tempo di vigilanza diminuisce la qualità dell'alimentazione, diminuendo la qualità dell'alimentazione aumenta la percentuale di animali depigmentati, perché arriva poco alimento di qualità ai nidi, perché devo guardare che il vicino di casa non si mangi i miei figli. Questo è un esempio di come l'ambiente urbano, a parte affascinante per un ricercatore, forse può sembrare cruento, può sembrare violento, però per un ricercatore presenta degli ambiti di scoperta, di approfondimento veramente affascinanti. L'episodio del gabbiano che ha aggredito la colomba del Papa e la cornacchia che ha aiutato il gabbiano ha scatenato poi ulteriori ire contro questo animale, accusato di essere un grande distruttore di nidi, di cardellini, di verdoni, in particolare di cardellini. Cioè nell'immaginario collettivo la cornacchia è quella che fa diminuire i cardellini. Con Corrado Battisti, che doveva essere qui stasera ma ci ha dato sola, disgraziato, un po' di anni fa, io mi dico sempre un po' di anni fa, poi se vado a riguardare i dati sono almeno una decina di anni fa, abbiamo fatto uno studio per vedere quanto realmente queste cornacchie andassero a impattare nei confronti delle popolazioni dei piccoli uccelli che vivono nei parchi urbani di Roma. Abbiamo preso un esempio di 32 parchi urbani, e quello che ci aspettavamo che dove c'è un'alta percentuale, un'alta densità di cornacchie, ci deve essere una bassa densità di open nesting, cioè di uccelli che fanno il nido all'aperto, non quelli che nidificano in cavità, perché già la cavità li difende di per sé dalla predazione. E invece abbiamo trovato il contrario: alta densità di cornacchie, alta densità di uccelli che fanno il nido all'aperto. Questo non è che significa che la cornacchia non vada a cercare nidi, ma dove c'è tanto da mangiare, ma perché devo andare a perdere tempo e fatica per andare a cercare un nido che sta pure bello nascosto? Mica viene a mangiare quel panino che è stato lasciato lì per terra, fatico di meno e c'ho lo stesso una grande quantità di nutrienti. Questa è la dimostrazione che non è vero che le cornacchie all'interno della città sono le responsabili della diminuzione di popolazione di cardellini e quant'altro. Verdoni. Andiamo avanti, grazie. I gabbiani. Gabbiani che nidificano nelle condizioni più particolari, qui dentro un vaso di fiori, e però preferiscono in maniera molto netta i tetti a tegole. Il tetto a tegole è il posto più sicuro, non ci andrà mai nessuno a rompere le scatole, c'ha quell'inclinazione tale che l'acqua defluisce senza creare problemi. Basta trovare un supporto, un comignolo, un cornicione, un qualcosa dove appoggiare il nido e poter nidificare. Negli ultimi tempi però abbiamo trovato, sempre con il buon Corrado, Dio lo benedica per non essere qui stasera, abbiamo trovato anche nidificazioni a terra, e la cosa ci ha particolarmente colpito, anche perché le nidificazioni a terra poi sono estremamente a rischio. Tutte quelle che abbiamo seguito, esclusa una, non hanno portato piccoli all'involo, perché venivano disturbati, venivano rotte le uova, c'era predazione da parte di cani, di altri animali. Ci siamo chiesti il perché non siamo riusciti a trovare una risposta. Perché poi non è che hanno esaurito i posti in alto per nidificare i gabbiani a Roma, anche se poi di gabbiani a Roma ce ne sono veramente, veramente tanti. Ancora? Penso che stia saltando un diapositivo, forse mi sbaglio io. Piccioli. Quella prima? No, io mi dimentico come l'ho messo. Il gabbiano mangia una grandissima quantità di cose. Durante l'inverno, quando era aperta Malagrotta era il ristorante di tutti quanti i gabbiani romani. Malagrotta è chiusa, che problema c'è?
si va a un'altra discarica, si possono fare anche 80 km andare, 80 km a tornare, non c'è il minimo problema, il dispendio energetico è minimo, le risorse alimentari che mi offre una discarica sono infinite. Si va a quella di Colleferro, adesso sembra chiusa pure quella, si va andava a quella di Pupinoro vicino a Bracciano, adesso è chiusa pure quella, però non c'è problema, si va a Viterbo, adesso si va a Viterbo, ma non è il minimo problema. I gabbiani a Roma non sono assolutamente diminuiti con la chiusura di Malagrotta. Al momento della nidificazione però c'è bisogno di cibo di qualità, i piccoli hanno bisogno di un cibo buono, di qualità, e per questo c'è il Tevere. Il Tevere offre una grandissima quantità di risorse alimentari, qui c'è un carassio, l'antenato dei nostri pesci rossi, che è il pesce più comune nel Tevere, che vengono pescati in una quantità incredibile dai gabbiani, alimentano i loro pulcini con il carassio, ma li alimentano anche con i piccioni. Il piccione è diventata una delle prede più frequentemente catturate dai gabbiani, tanto che i piccioni hanno dovuto addirittura sviluppare un meccanismo di difesa che è il volo proteiforme, il fatto di volare con dei movimenti scartando a destra e a sinistra in maniera imprevedibile da Proteo, dal personaggio mitologico che cambiava continuamente aspetto, per evitare che l'inseguitore sappia da che parte scarterà. Grazie, avanti. Insieme a degli amici abbiamo pubblicato questo libricino per l'ANCI, insieme a Maurizio Frassinè ed altre persone che da decenni ci interessiamo del problema dei gabbiani urbani. Abbiamo pubblicato per l'ANCI, così è scaricabile tra l'altro sul sito dell'ANCI, questo libricino che è un piccolo manuale di convivenza con il gabbiano, non certamente aggressione nei confronti di questa specie, ma anche con piccoli accorgimenti per evitare di trovare sempre più gabbiani sui nostri terrazzi. Un accorgimento banale è quello di tenere puliti i terrazzi dalle erbe, le tegole dalle erbe. Un terrazzo di tegole con dell'erba sopra è sicuramente colonizzato dai gabbiani. Ho perso una diapositiva sul tempo sui gabbiani, non so perché fino a fatto c'era. È volata via. Poi la cerchiamo dopo. È mangiata. Piccioni. Altra bestiaccia odiata, il piccione ce l'abbiamo portato noi nelle città, i piccioni che vivono adesso nelle nostre città non sono un elemento selvatico che ha colonizzato la città, sono dei piccioni domestici fuggiti al controllo da parte dell'uomo che hanno colonizzato l'ambiente urbano. Indubbiamente sono tanti, indubbiamente possono creare dei problemi, però bisogna anche chiedersi perché creano dei problemi. Qui questo grafico qui in alto mostra la presenza dei piccioni all'interno del piccione domestico all'interno di Villa Borghese. Vedete che ci stanno dei picchi primavera e autunno che sono perfettamente sovrapponibili con i picchi di frequentazione del parco urbano da parte dell'uomo. L'uomo, cibo, piccione, trova da mangiare, commensale trova da mangiare. Questo grafico qui sotto mentre invece mostra un lavoro fatto pure questo forse 15 anni fa, non me lo ricordo, i motivi di aggregazione dei piccioni in determinate zone. 100 piccioni sparsi in una superficie ampia non sono un problema, 100 piccioni che dormono tutti quanti su un davanzale sono un problema, perché sotto ci sarà uno strato di guano importante e tutti quanti i problemi sanitari che questo qui può comportare. Quindi sono andato in giro per Roma a cercare di capire quali fossero i motivi che portassero tanti piccioni a essere in un determinato posto, e al primo posto in assoluto c'è il cibo offerto dai cittadini. C'è un'ordinanza del sindaco che teoricamente vieta di dar da mangiare ai piccioni, ma non è stata mai applicata, e forse giustamente. Non so se avete mai visto, ci sono le persone che vanno in giro con sacchi, a Villa Borghese c'è addirittura una vecchietta con il carrello che porta il pane, e sono persone che hanno dei problemi e che trovano una soddisfazione personale a dar da mangiare i piccioni, e quindi chi se la sente? Certo. Ma chi se la sente andare a fare una multa a una persona del genere? Ma non sono nemmeno persone con cui si possa dialogare, sono convinte di fare qualche cosa di buono. Tenete presente tra l'altro che i lieviti contenuti nel pane fanno sicuramente male a questi uccelli. La seconda colonna è cibo sottratto agli altri animali, sono i piccioni che vanno a mangiare negli scarti delle gattare, in quello che resta dopo che le gattare hanno da mangiare agli altri. Avanzi di assembramenti umani sono questi
picnic estemporanei fatti dalle varie etnie che frequentano la nostra città. Ce n'è i cileni che si vedono al laghetto dell'Eur e dopo arrivano branchi di piccioni che mangiano i filippini, che abbiamo visto per un po' di tempo a Piazzale Flaminio, adesso hanno cambiato poco, comunque mangiano quello che resta dopo questi picnic estemporanei. E poi avanzi di mercato, come dire, abbastanza basso, in realtà gli avanzi di quello che resta nei mercati è molto poco. Ma nella prima colonna c'è un cibo particolare che viene offerto, non in maniera diretta, però viene offerto dall'uomo, e sono i matrimoni. Se voi andate all'Aventino, dove ci stanno le fabbriche dei matrimoni, dove c'è un matrimonio ogni 10 minuti, e c'è un lancio di riso ogni 10 minuti, c'è una densità di piccioni pazzesca, proprio perché c'è questo cibo continuo che gli arriva tutti i giorni. Adesso invece parliamo di una specie che non è vista tra i nemici, ma è una specie che ha dei grossissimi problemi. Il simbolo dell'uccello sinantropico è la passera d'Italia, questa specie endemica che vive nel nostro paese, differente dai passeri del nord Europa, perché in nord Europa hanno la calottina grigia, i nostri invece hanno la calottina marrone con la pettorina nera bella ampia. Questa tabella qua, probabilmente illeggibile, dimostra, nei dati storici, che evidenziano come purtroppo questa specie abbia avuto un crollo incredibile negli ultimi anni. La zona di Eur, via del Serafico, dagli anni 70 agli anni al 2008 ha avuto un calo di circa l'82% della popolazione di passeri. La zona dell'università, sempre dagli anni 70, dal 73 al 2008, ha avuto un calo del 56%. Piazza dei 500 dal 73 al 2008 il 61%, la Dispoli, quindi anche fuori di Roma, dal 95 al 2008 il calo del 61%. Perché? Questa è una cosa che sta interessando una grande quantità di ornitologi in tutta quanta Europa, ci stanno lavorando moltissime persone. Sicuramente il cambio delle pratiche agricole, quindi c'è una minore disponibilità alimentare dovuta alle raccolte fatte in maniera più efficace dei prodotti agricoli, il cambio dell'architettura, quindi le tegole, i coppi che erano uno dei posti preferiti, i passi per andare a nidificare sono stati sostituiti da altre coperture dei tetti, ma anche per un altro motivo. Ecco, in 40 anni c'è stato un calo molto forte tra 82 e 56% su Roma. Sì, grazie. Ancora un'altra, ecco. Sandra Smith, che è probabilmente il più grosso ricercatore su questa specie, sui passeri, un americano, si è posto una strana domanda. Negli Stati Uniti c'è una forte presenza di un agente patogeno, che tra l'altro è una zoonosi, quindi trasferibile anche all'uomo, che si chiama West Nile Disease, il virus del Nilo dell'Est. E nel ciclo di questo problema sono presenti anche gli uccelli. La cosa strana è che si trovavano più uccelli colpiti da questo problema negli ambienti urbani che negli ambienti rurali. Considerando che è una zanzara con un complesso meccanismo per arrivare agli uccelli, era strano che si trovassero più in ambiente urbano che in ambiente rurale uccelli colpiti da questa malattia. Sandra Smith ha utilizzato questa cosa, la messa in commercio della benzina verde. I composti aromatici della benzina verde parrebbe che abbassino le difese immunitarie in molte specie animali, compresi gli uccelli, e quindi espongono maggiormente gli uccelli ad agenti patogeni. Composti aromatici della benzina verde sono generalmente più frequenti in ambiente urbano. Se uno va a rivedere quei dati miei precedenti, vi accorgerete che c'è un crollo maggiore a partire più o meno dal 1989, che è la data di messa in commercio della benzina verde nel nostro paese. Adesso i dati purtroppo questi qui sono stati raccolti in maniera casuale, io non sapevo quello che avrei trovato, quindi ho recuperato dei miei taccuini, adesso tutti quanti su Orbito, questi dati, e se ci fate caso, tra il 70 e il 94 il calo è stato del 32% a via del Serafico, ma dal 94 al 2008 il calo è stato del 72%.
e così anche per l'università, prima era il 13%, dopo è diventato il 49%, quindi questa curva che già era in pendenza di improvviso ha avuto un'ulteriore flessione, e si può ipotizzare che la messa in commercio della benzina verde, quindi i composti aromatici che sono andati in circolazione, abbiano ulteriormente creato problemi a questa specie. Cosa bisogna fare? Ma forse bisogna farsi un'altra domanda. Perché dovremmo fare qualche cosa? Ma dovremmo fare qualche cosa perché sporcano? Perché portano malattie? Perché sono aggressivi? Perché fanno scomparire le altre specie? Perché fanno rumore? Perché non mi piacciono? E perché mio cugino me l'ha detto. Che spesso è questa la giustificazione che viene data. Ma se io dovessi veramente intervenire su, e poi si possono contestare, come avete visto da quello che ho detto prima, tutte quante queste affermazioni possono essere contestate, ma se io dovessi andare veramente a intervenire, nel frattempo cosa devo fare? Secondo me devo educare e sensibilizzare, questa è la cosa più importante secondo me, cercare di comunicare. E lo strumento della Citizen Science, Ornito ad esempio, è un ottimo strumento. Io vi invito a tutti quanti voi ad andare sul portale ornito.it, anche non addetti ai lavori, può mettere il pettirosso, il passero, il piccione, la cornacchia che vedete sul balcone. È un dato importante che può servire a tutti. Può servire prima per dare una soddisfazione personale di sto contribuendo a qualcosa, ma anche proprio come propria memoria. Il proprio taccuino uno può fare anche in forma digitale, mettendolo a disposizione poi di chi può elaborare questi dati per altri studi, per altre ricerche. La raccolta dati, la conoscenza, questo è un altro problema fondamentale. Cioè cercare di comprendere che non c'è niente di semplice, è sempre tutto molto più complesso di quanto uno possa credere, e poi trasformarsi in edificatore di conoscenze, che è una soddisfazione secondo me grandissima, e conoscenze messe poi a disposizione degli altri, non tenute per se stesse. E poi la domanda finale: ma bisogna agire sull'effetto o sulla causa? Cioè dobbiamo andare a colpire le cornacchie, i gabbiani, i piccioni, o dobbiamo andare a cercare di capire quali sono le cause che hanno portato a questa grande abbondanza di queste specie? E quindi, tornando al commensale, che significa chi siede con altri alla stessa tavola, speriamo che questa commensalità non ci porti all'ultima cena. Grazie. Ecco, abbiamo sentito l'intervento di Fraticelli, al quale ha fatto seguito l'intervento di Fulco Pratesi. Fulco Pratesi non dovrebbe avere bisogno di una presentazione, essendo un esponente storico del WWF Italia, addirittura il fondatore del WWF Italia, se non adesso ancora il presidente, se non sbaglio. Adesso è presidente onorario del WWF, e insomma un onore che merita, perché è stato il fondatore del WWF Italia. E ricordiamo che il WWF internazionale è stato fondato nel 1961. Il WWF Italia è seguito a pochi anni di distanza, nel 1966, quindi sono quasi 50 anni che svolge la sua attività nel nostro paese, e Fulco Pratesi è stato tra i fondatori, è stato forse il fondatore veramente del WWF Italia, ed è sicuramente da annoverare tra i padri dell'ambientalismo italiano. È ancora attivo, è ancora presente, e infatti adesso ascolteremo la sua lucida analisi dei risultati del monitoraggio dell'avifauna. Allora, come si suol dire spesso e volentieri, è quando mi ricapita ad avere una platea che ci unisce, diciamo, come filo conduttore nella passione per la natura, il panda alle spalle. E però oggi parliamo appunto di uccelli, di fauna in città, e su questo adagio mi viene spontaneo, insomma, già l'ho fatto in un'altra occasione, torno a farlo dando pieno spazio a quello che in qualche modo le parole di Fulvio, o comunque le cose dette anche dagli amici Alessandro e Mario, possano aver ispirato Fulco. Già da qualche anno parli di clandestini in città. Sì, da molti anni, dagli anni 70. Molti non erano anche nati di coloro che sono oggi in questa stanza. Sì, mi sono sempre interessato di questa meravigliosa penetrazione, colonizzazione di animali strani in città. Ho fatto il primo libro, si chiamava Clandestini in città. Poi ho fatto un altro che si chiama Natura in città. In distanza di 20 anni ho visto l'aumento di specie, come per esempio animali che non c'erano, il cormorano o la nutria e tantissimi altri, sono diventati oggi comuni
e canto invece una specie di progressione di invasori, chiamiamoli invasori, chiameremmo invasori quelli che contestano, che hanno arricchito, questa meravigliosa città, che è una città che offre poi agli animali delle possibilità incredibili che poche altre città credo che diano. E quando è stato credo, pochi mesi fa questo convegno, io non potete andare perché era un po' lontano sull'Appia, sulla presenza degli uccelli in città, gli animali in città, io feci addirittura il manifesto con un pappagallo, quest'ultimo pappagallo, un parrocchetto, che è vicino a un volo di storni e ha una fronda di fitolacca, un'altra pianta che questa è entrata in Italia e anche a Roma, così in maniera sconcertante. Ecco, secondo uno è molto vecchio, può vantarsi di poter raccontare cose che molti altri non sanno. La cornacchia era un animale ignoto a Roma, ignoto, io parlo degli anni 50, io già interessavo degli animali, girando a Piazza Quadrata, Piazza Perusai, un pollarolo che c'era lì, non c'erano ancora i pollaroli, aveva preso una cornacchia, tutto era scritto Filippizio del Perù, lire 50, convinti che poi si potesse vendere, questo lo faccio proprio, perché niente, non potevi neanche immaginare che questo animale potesse essere oggi diventato così invasivo dappertutto, poi a vivo sono stato anche aggredito un pochettino come nel film di Hitchcock da una cornacchia giovane, era caduta dal nido davanti a casa mia, stava per terra, io con il mio cane cammino là, prendo il cornacchiotto e l'ho messo su un muretto per far calpestare nella macchina. Oh, una cornacchia è venuta appresso, mi ha dato una botta incredibile sulla schiena. Mai è successo che un animale mi aggredisse in maniera così decisa e documentabile. Un'altra cosa sui gabbiani, anche i gabbiani c'erano una storia, perché io sono sempre considerato, allora lo ero, perché è che... colpa sua dei gabbiani a Roma. Sì, no, io nel 73, io sono studiato l'architetto di Micheli, che poi è stato anche la presidente del Rufas e della stazione romana. Allora, mi portarono una scatola di scarpe con dentro la cosa che si moriva. Ho aperto, c'era una gabbiana giovane, non tanto giovane, c'era quasi adulta, però ferita, che non poteva più volare. Allora io avevo la fortuna di avere un cognato che era il direttore dello zoo di Roma, Bioparco, che era Cecco Baschini, famoso zoologo, esploratore e bravissimo. E detto, che ci faccio con questa cosa, non vola? E mettiamola qua nella vasca delle foche, poi sono tali, ma insomma, si è messa lì, questa stava tranquilla, fregava le sarde che buttavano alle otarie, finché due anni dopo, un gabbiano selvatico si è innamorato di questa zuppetta. E allora, questo già ha creato il primo nido. Uno immagina un nido di gabbiano sulle rocce di cemento davanti agli orsi bianchi. E già questo era un po' pazzesco, però si alimentavano con i piccoli di anatra che nascevano nel laghetto del dinosauro. Non è finito. È una cosa che quando hai parlato del nido sugli alberi. Cioè, è una, questa coppia, probabilmente poco esperta, ha fatto un nido su un cedro proprio che sormontava il laghetto delle papere. E la prima grande sventolata, e, diciamo così, una tempesta ha fatto cadere il nido con tutti i gabbianotini, e poi la cosa finì là, non si sapeva più niente, perché un giorno vennero al WWF di Micheli un signore, dice, noi stiamo lavorando al tetto di Palazzo Braschi, vedete lì, ci sono tutti strani animali, andiamo là, il tetto di Palazzo Braschi, c'era una colonia di gabbiani reali che la gente non conosceva, noi stessi non sapevamo l'esistenza di questo animale. E questa adesso è arrivata, questo primo nucleo, poi sono furioso a dirvi quante migliaia sono i gabbiani reali oggi in città. A me piacciono moltissimo, anche poi li vedo sempre combattere con le cornacchie, questo, e molte volte riesco a portare alla fine i due piccoli, il gabbiano, dalle continui attacchi aerei delle cornacchie, però poi dopo un anno o due si scocciano di dover combattere sempre con queste cornacchie, solamente dei grandi rompiscate. Io quando ho visto la scena con il colomba vibrata dal Papa con la cornacchia e il gabbiano, e mi sono divertito, ecco, devo dire, ma come? Ma questa cosa atroce! E poi potevo scrivere gli articoli in difesa, dice questo, ormai Roma è diventata preda di queste bestiali. Questa era una cosa stupenda, questa battaglia aerea, questa ora Colomba che andava via e questi due predoni che l'hanno chiamato. Io
io penso più la parte degli animali che la parte delle colombe e anche di queste altre persone che usano questi animali unicamente per farci dei spettacoli. Un gatto nero è passato bellissimo, per cui dico bisogna sempre avere un occhio vicino agli animali, anche nei momenti più strani e più, quando diciamo, ma questi animali potete eliminarli tutti, i serpenti, le vipere, la vipera. L'altro giorno, negli anni 70, lavoravo in Italia Nostra, l'altro giorno. E allora, a piazza Corso Vittorio Emanuele, 287, a un certo punto urli nel cortile di questo palazzo, un palazzo antico, una vipera, laggiù nel cortile c'era un pezzo di, diciamo, di zombino, era uscita un'anguilla, una ceriola che veniva sulla tevere, era diventata una vipera. Mai, dico poi Fabio e Fulvio per raccontarvi cose molto interessanti, perché ormai lui ci vive, io purtroppo devo vivere più con gli scartafacci che non con gli animali, però mi diverto quando vado a Villa Balesta, che era una piccolissima villa, un decimo di questa bellissima che sta qui, e mi diverto con gli animali, vedendo la passera mattugia che ho scoperto, la passera rara, perché mi ha detto Fulvio che è molto rara, e poi c'è il picchio rosso minore, in città, perché devo dire siamo un chilometro da Roma, un chilometro da Piazza del Popolo, lei ha edificato 2 anni fa, mi chiama il mio fratello, guarda Fulco, viene, ho trovato un falco pellegrino sulla strada, già Letiziano, subito sotto la roccia di Villa Balesta, insomma, davanti alla chiesa, insomma la chiesa che c'è giù, che c'è sulla strada, sulla Belle Arti. Era un giovane di pellegrino. Andai là e abbiamo visto, trovato la femmina del pellegrino che stava spolpandosi un piccione in una bellissima fessura della rupe calcarea, non è calcarea, insomma rupe giallastra, e il maschio con l'altro parco pellegrino giovane che girava attorno. Per dire, questa Roma in città, poi in pieno centro, se si può dire così, c'erano questi meravigliosi animali. E l'altro giorno sempre un pellegrino ha acchiappato un picchio rosso maggiore, che è bellissimo, mi è dispiaciuto, però questo è un segnale di questa, diciamo, collaborazione, se può dire così, sinergia tra animali predatori, animali prede, ma che danno il senso della ricchezza, della biodiversità di questa città e dell'importanza, necessità di proteggere sempre, compresi i ratti, due ratti, un giorno da raccontarci anche i ratti, sono animali deliziosi, meravigliosi, e poi puliscono, perché loro sono abituati a pulire le sporcizie che noi facciamo. Ah, ratto, un milione di topi, c'è tre topi per ogni romano, milioni che l'aveva contato. Poi sono animali intelligentissimi, quando arrivavamo sul Tevere, ho visto queste battaglie tra il ratto e la biscia d'acqua, è salita sul patino, che era messo a ratto, visto a pulirsi, a asciugarsi, la biscia se n'è andata, ma si trovano dei comportamenti, di atteggiamenti così piacevoli, così affettuosi, dagli animali anche più schifosi, che uno soprattutto si convince che ogni creatura che vive, comprese anche le piante, che vive in questo mondo, è sempre debitore della bellezza di questo pianeta, per cui bisogna salvarle tutte, certamente evitando che poi ci vengono in casa, perché quando un ratto è venuto in casa in campagna, un paravento, prendeva le mezze pesche sul tavolo, cioè, a un certo punto deve fare qualcosa, allora i contadini, mettiamoci le trappole, e allora mettono tavolette con la colla, ma mia moglie con gli occhi, i capelli dritti, oppure mettiamo trappole, mettiamo le tagliole, mettiamo il velo, niente, aveva messo una trappola di quelle antiche che si chiude così, allora uscito fuori questo ratto, ma era così bello, così simpatico, quindi guardavo gli occhietti. Purtroppo come quelli del locale non l'ho portato perché mi metto non portarlo, ma con gli occhietti tondi neri e ci guardava. Allora mia moglie e io siamo commosse, l'abbiamo riempito di semi di girasole e l'abbiamo portato lontano 1 o 2 km da casa. Il giorno dopo era già lì, ritornato, si è posto, esatto, aveva capito tutto. Ha trovato qualcuno con lo stesso. E poi era via, a un certo punto se n'è andato, poi a un certo punto dovevo dirlo, allora aveva messo quelli, non si è più visto. Mi vergogno a dirlo, però è stato fatto. Molte volte il ratto può diventare tanti, e abbiamo avuto anni case completamente invase di nidi di ratto nel cuscino, nel divano, nelle divane, le loro
la cosa migliore nella nazionalità. Ecco, per dire come insomma un atteggiamento di tolleranza, di affetto e di curiosità, come fa giustamente Fulvio, che le ama molto, ma li sa studiare e capisce i loro meccanismi di vita che possono farli considerare sempre bene o male degli amici. Ecco, fine. Tra l'altro, per coniugare anche il tipo di contributi che ci vengono dati, Fulvio ci ricordava come spesso e volentieri alcune persone che vivono magari in stato di disagio portano a mangiare magari creando o comunque implementando un pochino il problema eccetera, perché si sentono un po' meno soli o comunque si sentono gratificati, però in realtà noi tutti ci sentiamo un po' meno soli e quando ci accorgiamo della tanta vita che ci circonda e della bellezza che ricordava appunto Fulco, e questo credo che sia un elemento da non dimenticare mai. Fulco è partito appunto sul ragionamento dei clandestini, ma in realtà Antonio Cano ha recentemente presentato un libro, Roma Selvatica. I clandestini ormai si sono, come dire, sì, infatti siamo diventati noi, ormai si sono accasati. Posso fare una domanda? Sì, infatti c'è la domanda sola. Per quanto riguarda i ratti, non per fare il bastian contrario, lo vogliamo per il diavolo, ma i ratti in popolazione eccessiva sono stati da sempre considerati un problema urbano? Sentiamo l'esperto professore. Ma certamente i ratti sono responsabili di tante cose, dalla peste alla leptospirosi adesso. Infatti. Adesso il ratto nero sta diventando raro. È più frequente però il surmoloto, il ratto delle chiaviche. Il ratto nero ha bisogno dell'albero, gli piace stare all'aperto, mentre invece il ratto delle chiaviche lo so. Certo, indubbiamente bisogna saperci convivere con questi animali, perché possono essere degli agenti trasportatori di agenti patogeni. Tra l'altro degli animali però affascinanti, veramente affascinanti. Adesso sto collaborando a una ricerca portata avanti dall'Istituto di Anatomia Comparata della Sapienza, che hanno scoperto che nei ratti si è sviluppata una mutazione genetica che li rende immuni agli idrossicumarinici. Certo, gli idrossicumarinici sono quella famiglia di veleni che vengono adoperati adesso per uccidere i ratti, e addirittura si è evoluta una mutazione genetica che li rende immuni. Questo li rende ancora di più affascinanti, secondo me. Ma sono i gatti e i frapaci notturni che li rendono tantissimi. I gatti, il gatto che non sa cos'è il croccantino, però no, il gatto iniziale il gatto giovane, questa è una cosa, il gatto giovane si divertono a chiapparne, il gatto giovane, perché il gatto vecchio, il nostro gatto vecchio dorme. Dopo questo intervento si è succeduto quello di Antonio Cano. Chiederemo a Stefano chi è Antonio Cano, perché effettivamente ai più potrebbe non risultare un nome noto, ma in realtà è un esponente importante del WWF e soprattutto la sua funzione e le sue attività sono importantissime sul territorio italiano. Sì, perché Antonio Cano intanto è il responsabile delle oasi del WWF. E le oasi del WWF sono forse il risultato più importante, almeno dal punto di vista proprio concreto, dell'attività di questa associazione in Italia. Sono più di 100 e sono distribuite in tutto il territorio nazionale e tutelano ambienti molto diversi tra loro, che vanno dalle paludi alle foreste montane, comunque è un po' un campionario di tutti i luoghi più importanti, più rilevanti e anche più delicati dal punto di vista naturalistico, e Antonio è il responsabile di questo settore del WWF. Inoltre è anche un importante giornalista, autore, divulgatore, è un naturalista naturalmente, ovviamente, e tra gli altri testi dei quali è stato autore, proprio di recente è stato pubblicato il libro Roma Selvatica, un libro veramente che io ho trovato, avendolo letto, oltre che molto interessante, anche avvincente, perché traspare proprio la passione con la quale l'autore l'ha scritto, ed è una cavalcata, diciamo, all'interno della natura di una città che non è soltanto una città, non è soltanto una metropoli, ma è anche un importante scrigno di biodiversità. Sì, perché Stefano, forse non lo sanno i nostri ascoltatori, però in realtà Roma non è solo una città importante per la storia, ma è anche importante perché è la capitale più verde e il comune agricolo più grande d'Europa.
perché è proprio per questo motivo che esiste il WWF all'interno di Roma, e ha un senso mantenere un WWF all'interno di Roma, perché ci sono all'interno del territorio più di 5.000 specie, sia di insetti, poi 22 specie di pesci, ci sono anfibi, rettili, uccelli, mammiferi anche. Più di 120 specie di uccelli, questo, diciamo, sono dati che abbiamo citato proprio dal libro di Antonio Canu. E c'è da dire, ecco, Roma quindi capitale del verde, capitale della biodiversità, ma anche capitale del cemento, quindi il senso del WWF è anche questo, cioè valorizzare la biodiversità presente e quindi anche diffondere questa ricchezza, diciamo, nell'opinione pubblica, ma allo stesso tempo richiamare l'opinione pubblica a tutti i rischi che questa biodiversità corre in una città che comunque purtroppo è anche il regno, oltre che della natura, anche del cemento e del traffico. E sentiamo adesso l'intervento. Prego Antonio. Ricordo comunque una delle ultime volte Fulco diceva che il ratto è il Leonardo da Vinci degli animali, che è una cosa che mi ha fatto talmente divertire. Però il problema dei ratti è un problema che abbiamo creato noi, cioè partiamo sempre dal presupposto che non è colpa degli animali che sono aumentati, è colpa nostra, quindi forse noi dovremmo fare qualcosa, perché loro sarebbero stati tranquillamente a vivere nelle foreste da dove sono stati portati. È appunto, quindi il problema, poi torniamo, il vero parassita siamo noi alla fine, all'origine. Diciamolo. Un'altra cosa, a me fa piacere essere qui stasera perché mi riporta indietro di parecchi anni, perché ho cominciato come voi a fare l'attivista in una sezione del WWF, la sezione del WWF Lazio, e quindi grazie a un gruppo di amici e poi è nata quella che giustamente diceva Reniero prima, poi la mia vita, insomma, quindi e mi riporta indietro di molti anni, e devo dire che mi fa immensamente piacere, insomma, essere qua stasera e parlare di animali, perché ultimamente si è parlato sempre meno di animali, di natura, e abbiamo parlato di altre cose. Quindi torniamo veramente ai 35 anni fa, prima li contavo e insomma mi è venuto un attimo qualche brivido. Roma Selvatica è un libro che ho scritto raccogliendo un po' proprio la storia di osservazioni che ho fatto in città. Non è un rapporto scientifico, tutt'altro, perché non ci sono delle informazioni che chiaramente sono molto più, diciamo, tra virgolette, letterarie che scientifiche vere e proprie. Non è una guida, non dico dove andare a vedere gli animali, però indico dei posti che sono chiaramente abbastanza conosciuti. È un racconto un po' di quello che un normalissimo studente romano ha cominciato a frequentare una villa, Villa Ada, e da lì è poi andato un percorso che mi ha portato poi negli anni a ricoprire i vari ruoli nell'associazione del WWF e quindi appassionarmi della natura. Quindi da come ho scoperto il primo petti rosso, il primo nido di picchio rosso maggiore, alla volpe e quant'altro, raccontando un po' di cose di Roma. Roma, lo sappiamo bene, è una città straordinaria anche per questo, è la città che ha più biodiversità in Europa, è la città che è il comune più agricolo più grande d'Europa, ha una rete di parchi che ha più biodiversità di un parco nazionale. Insomma, Roma, nonostante tutto, nonostante noi, nonostante chi la governa, diciamocelo, è comunque ancora un luogo che attrae gli animali, un po' perché ci siamo allargati noi verso fuori, perché poi non è tanto gli animali che vengono noi, molte volte siamo stati noi ad andare a occupare altri spazi verdi. Però è una città straordinaria, non soltanto nelle ville, nei parchi. Come sappiamo, Roma è ricchissima, diciamo, la percentuale è veramente alta di verde, ma anche in quei luoghi piccoli, nascosti, semplici, su cui io mi soffermerei, perché sicuramente è affascinante tutto il mondo degli animali che abbiamo raccontato fino ad oggi, ma le piante, andiamo a vedere le piante che vivono in questa città, che occupano spazi incredibili. C'è uno studio sulla flora del Colosseo che è monitorata dal 1500, dal 1400, c'è una ricchezza di flora sopra sul Colosseo che è incredibile, con piante anche rare, le orchidee che si trovano nei ruderi, piante minuscole che troviamo sul marciapiede e quant'altro. Quindi il libro che ho scritto, sinceramente, era un piacere di raccontare un po' le cose che ho vissuto, ma anche, ci ho provato ovviamente, poi chiaramente sta ai lettori seguirmi o meno, stimolare chiunque a dare uno sguardo sotto casa, alzare gli occhi e scoprire che non si è soltanto soli, ma siamo in compagnia
di quei clandestini che diceva Fulco, che non sono fastidiosi, tutt'altro, e così recuperare un po' quel legame con la natura che abbiamo in qualche modo rallentato nel tempo o abbandonato del tutto. Questo è un po' il libro, quindi ci sono storie, racconti, parlo molto dei clandestini che sono arrivati di recente, i cosiddetti animali esotici o come vengono definiti ultimamente alieni, specie aliene e quant'altro, che comunque hanno arricchito. Ormai il pappagallo, i due pappagalli sono diventati una presenza costante, ma ci sono tanti altri animali. Qual è il terzo? Terzo, infatti. Ecco, tra l'altro il libro, lo dico da qualche parte, se tu vuoi parlare, è che comunque è un libro in corso, nel senso che continuerà a crescere, non so se ci saranno altre edizioni, perché dovunque sono andato a presentarlo, alla fine ho dovuto fare un elenco di appunti, perché tutti mi dicevano: ho visto questo, quest'altro, e quindi è, diciamo, è un cantiere aperto anche per, spero, per il futuro. Orrito, prego, prego. Questo proliferare di queste tipologie di pappagalli possono rappresentare una minaccia per le specie, alcune specie, oppure si sono integrate normalmente, non regano nessun danno, non portano malattie. Parlaci un po' di questi pappagalli. Due venerdì fa abbiamo fatto un workshop a Roma 3 proprio per parlare di pappagalli. Io sto seguendo adesso due tesi di laurea su questo problema. Un ragazzo già ha fatto la triennale, adesso sta facendo la specialistica e lavorerà in maniera specifica per trovare dei sistemi di controllo dei dormitori. Vi invito ad andare la sera al tramonto alla fermata della metro di San Paolo per vedere uno spettacolo affascinante, per chi lo vede una volta ogni tanto, non certamente per gli abitanti della zona, perché tra gli 800 e i 1000 parrocchetti dal collare vanno a dormire sui platani di via Gozzi. È una via stretta con palazzi alti 8 metri e con i rami dei platani che stanno a 4 metri dalle finestre delle persone. Per circa mezz'ora, tre quarti d'ora, fanno una cagnara terribile, non si riesce nemmeno a parlare. La stessa cosa la fanno la mattina all'alba e le persone del posto sono leggermente infastidite da questo fatto. E questo mio studente cercherà di capire se il distress call, che è il sistema di allontanamento con il verso di angoscia di un animale, possa servire per frantumare in tanti piccoli dormitori e quindi diminuire questo fastidio. Non sappiamo se funzionerà. C'è un unico studio fatto in Pakistan per difendere una piantagione di mango, hanno impiantato un sistema di distress call, ha funzionato per 11 giorni, poi i pappagalli, che sono dei gran furbi, hanno capito perfettamente, però ci auguriamo che il mango sia più attrattivo di un dormitorio e che funzioni meglio. L'altra ricerca è quella di capire invece quale sarà il futuro di queste due specie, tre specie, anche con il Psittacus leopatria, il parrocchetto di Alessandro, che è comparso da poco al parco della Caffarella. Non sappiamo che cosa succederà, sappiamo però che possono creare dei grossi problemi all'ambiente. Ci sono degli studi fatti in Belgio e in Inghilterra sulla competizione che questi pappagalli hanno, in particolare il parrocchetto dal collare, nei confronti di quelli che nidificano in cattività, i picchi e in particolare il picchio muratore. A Roma il picchio muratore è molto localizzato, non è che sia una presenza così importante, ma il grosso problema è nei confronti della vegetazione. Non so se vi è capitato di vedere cosa succede quando l'olmo produce le samare, quei semi alati. Il parrocchetto dal collare ne è ghiottissimo, ma per mangiarle non è che ne mangia una, stacca un rametto, lo tiene con la zampa, ne sgranocchia un paio e poi la butta per terra, e per terra si forma questo tappeto, questo trito di vegetazione. L'olmo è una pianta particolarmente a rischio perché c'è questa malattia, la grafiosi dell'olmo, e queste microferite che vengono prodotte dal becco del pappagallo potrebbero essere un ingresso per questo fungo che distrugge gli ulmi. Quindi bisogna stare a monitorare. È uscito da pochissimo questo regolamento europeo dell'anno scorso, un regolamento europeo proprio sulle specie aliene e invasive, che dice tre cose:
che bisogna prevenire, e questo è sicuramente quello che dobbiamo fare. Dobbiamo cercare di evitare di avere altre specie che si chiamano ailanto, che si chiamano zanzara tigre, non si chiamano soltanto parrocchetto al collare o parrocchetto monaco, che sono belli, sono specie che possono creare grossissimi problemi. La seconda cosa che dice che bisogna monitorare, assolutamente monitorare, e la terza cosa dice che bisogna eradicare. Ma eradicare significa intervenire quando c'è la possibilità di farlo. È inutile andare a pensare che vogliamo togliere i pappagalli da Roma, è impensabile. Dobbiamo cercare di bloccare che arrivino altre specie aliene che possono sicuramente andare a discapito delle nostre specie. Allora, io rapidamente provo a, a chiudere un altro giro, però su un aspetto specifico. Volevo riprendere da Antonio chiedendo una cosa. Qual è il momento che hai deciso di scrivere questo libro? Qual è stato l'innesco, la cosa che hai detto adesso mi ci metto? Ma guarda, in realtà non sapevo come rispondere, devo dire com'è nata la cosa, che a un certo punto, cioè, a me è sempre piaciuto scrivere, scrivo sempre anche, insomma, però da tempo avevo, cioè, mi sarebbe piaciuto scrivere qualcosa un po' raccontando anche un po' la mia vita, insomma, legata a quello. Quindi devo trovare un, diciamo, devo trovare un gancio. E l'altra cosa, perché secondo me, soprattutto su Roma, ma in generale sulla, perché noi stiamo parlando di Roma, diciamo che il fenomeno del rinnovamento della natura è molto diffuso in tutta Italia, in tutto il mondo e quant'altro. Però, siamo arrivati con le diosdie, questo è Monaco. Questo è Monaco, se posso parlare, e poi c'è quell'altro. C'è la foto? Adesso arriva, la cosa che ci dico. Qual è? Sembra che non vi sia stato duro. No, quella è compiamente. Non sembra quello qua. E quindi, con la testa colore, e quindi niente, un giorno ho preso carta, no, c'è il collarino, quello lì, là. Indisciplinati, dai. Deve essere così. Dico, ho preso carta e penna, ho preso la tastiera del computer, ho buttato giù un'idea e l'ho mandata poi a un editore. Però diciamo che avevo anche un po' di cosette che ho scritto nel tempo. Io mi segno sempre ogni anno quando arrivo quando vedo la prima rondine, quando vedo il primo rondone, quando riparte il rondone. Tra l'altro ci sono delle coincidenze anche particolari sul giorno che li vedo. Insomma, avevo raccolto un po' di materiale e mi andava di scrivere. Secondo me, al di là del fatto personale, al di là del fatto personale, il significato del libro era proprio quello che dicevo prima, cioè stimolare un po' chi lo legge a non andare in giro come noi col binocolo o quant'altro, non pretendo tanto, ma comunque a osservare, guardarsi intorno e a scoprire non solo gli uccelli, perché poi è pieno di animali, insetti, per esempio le farfalle. Per esempio, una delle cose che ho più scritto è dove ogni mattina io prendo l'autobus, che è praticamente vicino a casa mia, e che è praticamente una microforesta, perché era praticamente una zona abbandonata, dove che hanno raso al suolo, ovviamente. Cioè, sono tornato dalle vacanze, l'ho trovato completamente pulito, dove che penso che sto costruendo qualcosa. Supermercato. Ebbene, lì ho seguito tutta l'evoluzione, intanto come cresceva la vegetazione, quando sono arrivate le farfalle, quando sono andate via e quant'altro. E l'altra cosa che mi ha spinto anche alcune storie personali recenti. Da casa mia, come scrivo, mi affacciavo, sto cambiando casa, su una collinetta che è protetta, perché per fortuna c'è una tomba romana, e lì c'era un gruppo di volpi. Ogni mattina facevo colazione e mi guardavo le volpi. Volpe che ho visto l'altro giorno dentro la città, in pieno giorno, andando a prendere mia figlia a casa di un'amica. Praticamente al tufello, in pieno tufello, alle 3 del pomeriggio, una volpe, ho detto: mazza sto gatto, quanto strano. Ed era una volpe che tranquillamente passeggiava dentro la città. Soprattutto stiamo parlando di una città vera, perché il tufello, insomma, è un quartiere centrale. Abbiamo sentito l'intervento di Antonio Canu. Dopo l'intervento di Antonio Canu ha parlato un esponente del WWF Pigneto Prenestino, direi un esponente che però viene da lontano, perché ha un'esperienza di attivismo, ma attivismo vero e vero, reale, perché è il nostro, diciamo, un po' la nostra eminenza grigia, vero Stefano? Sì, vado avanti. Io l'eminenza grigia del WWF Pigneto Prenestino, quantomeno per quanto riguarda l'urbanistica. Emilio è stato nei primi anni 90
responsabile per il WWF Lazio del settore territorio relativamente alla città di Roma, e questa sua esperienza l'abbiamo poi recuperata in questi ultimi anni attraverso l'attività del WWF Pigneto e Prenestino, dove ci sono appunto degli attivisti che si occupano di biodiversità, come appunto Alessandro, Mario e gli altri che hanno fatto le indagini sulla avifauna, e ci sono attivisti come Emilio Giacomi che hanno il compito, se vogliamo un po' ingrato, di studiare le minacce a questi territori, perché chiaramente, come abbiamo detto, ma diciamo, secondo me giova a ripeterlo sempre, la ricchezza di biodiversità, questo patrimonio naturalistico che c'è in questa parte di Roma, è comunque sempre soggetto a minacce, e sono quelle di cui poi ci parlerà Emilio. Ecco, Emilio ha una grande esperienza in materia di urbanistica e anche in materia di valori archeologici, storico-culturali, che sono poi parte integrante della pianificazione urbanistica. E questa sua esperienza è alla base del dossier che abbiamo pubblicato ultimamente sul comprensorio Aduas Lauros, di cui lui ci parlerà, cioè l'area all'interno della quale sono comprese alcune delle più importanti aree verdi del nostro municipio, e sta preparando un altro dossier sulla zona di Tor Tre Teste, Mistica e Casa Calda. Quindi le due principali aree verdi del nostro municipio sono oggetto dei dossier che, diciamo, ha curato essenzialmente Emilio. Allora, lascio subito la parola a Emilio, che insomma da un po' di tempo si occupa dell'area, si occupa delle vicende urbanistiche e quindi conosce bene le dinamiche del territorio e la relazione eventualmente, ovviamente, col patrimonio da questo accolto. Prego, Emilio. Sì, diciamo che come WWF Lazio siamo presenti un po' su questo territorio da circa 25 anni, nell'ultimo periodo con il gruppo Pigneto Prenestino. Gli habitat che sono stati qui esaminati riguardano sia il quinto municipio, sostanzialmente l'area dell'ex Snia Viscosa, il comprensorio Casilino, il parco di Centocelle e poi l'area di Tor Tre Teste e Casa Calda, che è più verso il raccordo anulare. Le aree osservate sono state anche la Cervelletta, che sta nel municipio della Tiburtina, e poi la Gaffarella nel parco dell'Appia. Ma tutte le aree del quinto municipio, se noi cominciamo dalla Snia Viscosa, sono tutte aree che sostanzialmente sono state o sono tuttora a rischio, o per dai più vecchi ai più recenti tentativi di stravolgimento delle aree. Per me il più esemplare è quello della Snia Viscosa, perché lì è presente un laghetto nato proprio per l'escavamento che è stato fatto per realizzare circa 20-25 anni fa un centro commerciale, che poi non è stato portato a termine perché la licenza che era stata rilasciata era su carte false, quindi era completamente illegittimo. Nel corso di quel tentativo di realizzare un centro commerciale fu intaccata la falda idrica e quindi si è creato il laghetto che adesso ospita varie specie. Diciamo che quello è un po' il simbolo, da un punto di vista urbanistico, ex industriale, più grave di tutta quest'area. Ma tutto il territorio qui del quinto municipio è sostanzialmente un'area storico-archeologica che è ricchissima. Insomma, abbiamo le due vie consolari, la Prenestina e la Labigana, che adesso è la Casilina, ricchissime di beni culturali. Proprio in questo territorio si sposa un po' quella che è la natura, la storia, l'ambiente e i beni culturali. Quindi tutto l'approccio che poi noi abbiamo cercato e stiamo dando, insomma, per la difesa di queste aree, si intreccia sempre con la difesa dei beni culturali e ambientali. Purtroppo è stato un territorio che, specie nel secondo dopoguerra, è stato veramente invaso dal cemento, che ha divorato progressivamente tutto il territorio, scavalcando il raccordo anulare. Le poche aree che si sono salvate sono quelle che presentavano o dei valori archeologici evidenti, tipo Villa Gordiani, negli anni 90 il parco di Centocelle, altrimenti c'è stata proprio questa
continua, diciamo, questo continuo consumo di suolo, contro cui siamo anche recentemente chiamati a combattere. I più recenti tentativi, diciamo, di distruzione del patrimonio ambientale, naturale, ma anche culturale e storico, sono quelli dell'ex Snia Viscosa, il tentativo di realizzare lì le quattro torri nell'ambito del progetto Relitti Urbani, che poi il Comune con l'ultima giunta ha opportunamente fermato. C'era stato poi il tentativo di costruire circa 1,5 milioni di metri cubi al centro del comprensorio Casilino. Noi qui siamo proprio all'interno del comprensorio Casilino SDO, che purtroppo è credo l'ultima parte del Comune di Roma, addirittura di tutto il Lazio, a non avere ancora una pianificazione urbanistica. Qui siamo senza piano regolatore. E nonostante anche la Giunta Marino abbia fermato il precedente progetto di 1,5 milioni di metri cubi presentato dalla Giunta Alemanno, non ha avviato la stesura di un piano particolareggiato che definisca la destinazione urbanistica di quest'area. Diciamo, questo nonostante anche il municipio si sia ad agosto espresso affinché anche questo comprensorio abbia una pianificazione urbanistica, purtroppo il Comune non si è fatto carico di questo, che è un obbligo, perché il territorio deve essere pianificato, è un obbligo, non è una cosa discrezionale. Evidentemente gli interessi su questo territorio sono molto forti, quelli, diciamo, di realizzare trasformazioni, chiamiamo, in senso cementificatorio, e quindi il Comune non si è fatto carico di dare finalmente una destinazione a quest'area. Ma anche il parco di Centocelle, quello che è stato qui di fronte, vincolato fin dagli anni 90 con vincoli archeologici diretti, indiretti, eccetera, pur essendo per circa 2/3 già di proprietà comunale, solo una piccola parte è stato realizzato il parco. Sono partiti, diciamo, i lavori del secondo stralcio su via di Centocelle, ma purtroppo anche lì il Comune non aveva progettato, almeno proprio agli ingressi di questa nuova parte del parco, la delocalizzazione degli autodemolitori. Lì ci troviamo anche lì, in una, diciamo, tutte queste situazioni, ma anche il parco di Centocelle è il parco non realizzato, un sogno che è rimasto e che si è realizzato solo in piccola parte, perché non si riesce a trovare un altro sito per piazzare i circa 20 autodemolitori che stanno lungo via Togliatti o via di Centocelle. E l'altra area importante, che poi sarebbe il secondo corridoio verde che va dal Parco dell'Aniene al Parco dell'Appia, è il comprensorio di Corte Teste e Casa Calda, che sta, diciamo, al di là di via Togliatti fino al raccordo anulare fra la Prenestina e la Casilina. Anche quella è un'area poco conosciuta, e direi, diciamo, forse sotto un certo punto di vista è la più bistrattata del municipio, perché nonostante l'importanza ambientale, paesistica, storico e archeologica, è attraversata dall'acquedotto Alessandrino che scavalca il raccordo anulare e poi arriva fino qui e prosegue a Torpignattara, diciamo, è un'area su cui in altri tempi le sovrintendenze si erano attivate per apporre vincoli di tutela nel 95 e poi nel 2001, vincoli che sono stati poi annullati da sentenze del TAR. Addirittura nel caso del vincolo paesistico del 2001 fu il Comune di Roma che fece ricorso al TAR, quindi un ente locale che fa ricorso a un vincolo di tutela nazionale e tramite una sentenza del TAR lo fece annullare. Il valore quindi ambientale e storico di quell'area è riconosciuto dai vincoli che sono stati apposti e comparvero sulla Gazzetta Ufficiale. E però è un'area adesso abbastanza abbandonata, diciamo. Una mattina siamo andati a vedere la torre di Casa Calda e siamo rimasti, diciamo, veramente colpiti dallo stato di abbandono, eppure si tratta, è presente all'interno di un parco di proprietà comunale, il Comune è proprietario dell'area, siamo già a conoscenza che da questo anno c'è anche un vincolo archeologico diretto, ma lo stato di conservazione è quello che è.
Quindi diciamo quella è un'area veramente che va tutelata e la sua parte più critica è proprio quella di Casa Calda. Infatti è girata qui una petizione e invito tutti quanti a firmarla, quelli che ancora non l'avessero firmata, per chiedere la salvaguardia proprio del settore di Casa Calda all'interno di quel grosso comprensorio. Il problema che poneva qui Fulvio è diciamo, l'atteggiamento che hanno le persone diciamo, di scarsa approfondimento, di conoscenza, perché poi dalla conoscenza nasce la coscienza di impegnarsi per qualche cosa di importante per l'ambiente, purtroppo ce l'abbiamo anche qui nel territorio. A volte le stesse istituzioni purtroppo non sono a conoscenza della realtà del territorio che sono chiamate a governare, non conoscono spesso i vincoli di tutela che dovrebbero tutelare il territorio, per cui veramente ci troviamo a volte a operare in una situazione quasi di analfabetismo culturale veramente che poi lascia lo spazio a quelle parti più con meno scrupoli della società di procedere nella loro attività di evidentemente ecco, noi per quanto riguarda tutti e due i comprensori, che il comprensorio Arduas Lauros, che è questo qui che va dalla Stagna Viscosa al comprensorio Casilino e il parco di Centocelle, e anche l'altro comprensorio di Torte Teste, non possiamo stare tranquilli, perché proprio per questo territorio qui del comprensorio dei Due Allori c'è un vincolo che appose il Ministero dei Beni Culturali, una sentenza del 2006 che l'ha annullato. Diciamo, questa sentenza dava per spacciato la tutela dell'area, quindi la priva possibilità di cementificazioni. È stato fortunato anche su pressioni delle associazioni ambientaliste, diciamo, le sovrintendenze si sono dovute attivare per chiedere poi all'Avvocatura di Stato il significato della sentenza del 2006. Ma diciamo, questa è un'interpretazione che fa propria il Ministero dei Beni Culturali e le sovrintendenze, il Comune di Roma ancora non la fa propria e non avvia la pianificazione del piano particolareggiato Casilino SDO. Noi diciamo tutto quello che potevamo fare, sollecitare il municipio che diciamo, con tutte le forze politiche ad agosto ha approvato una risoluzione per la difesa del comprensorio dei Due Allori e del comprensorio Casilino SDO. Però questo discorso a livello comunale non è passato e credo che gli anni che verranno ci vedranno purtroppo ancora impegnati a dover difendere questi ultimi lembi di campagna romana che stanno qui fra via dell'Acqua Bullicante e via della Primavera e quello più a est che è il comprensorio di Torte Teste. Insomma, l'impegno che noi dobbiamo avere nei prossimi anni sarà quello di salvaguardare gli habitat all'interno dei quali queste specie riescono ancora a vivere. Abbiamo trovato nel municipio siamo riusciti a portare il municipio a prendere delle posizioni coerenti su questi aspetti, però non sappiamo come saranno le prossime amministrazioni e come eventualmente cambierà anche la legislazione nazionale a tutela di queste aree, perché ci sono arrivate anche notizie di modifica della legge sugli standard urbanistici. Noi un caposaldo per esempio che possiamo sempre adottare è quello dei famosi 9 metri quadrati pro capite per abitante, no? Uno standard per verde. Noi qui siamo ben al di sotto, noi non potremo mai arrivare in questa zona ai 9 metri quadrati perché ormai la cementificazione è andata oltre la possibilità di rientrare negli standard di legge. Però diciamo, non sappiamo appunto quale sarà l'evoluzione legislativa nazionale, cercheremo sempre insomma, per quanto possibile di difendere il territorio in cui viviamo. Grazie. Scusa, a tutti. Scusa, vuoi soltanto fare due parole sulla vicenda Lidl? Ah beh, la vicenda Lidl è l'esempio. Diciamo, è sempre in assenza di una pianificazione urbanistica del comprensorio Casilino SDO, è stata rilasciata perché un'area non
priva di piano regolatore, è stata rilasciata l'autorizzazione a realizzare un centro commerciale. A parte c'è un aspetto, diciamo, sconcertante, perché nell'atto con cui viene rilasciata l'autorizzazione viene affermato che una parte dell'area verrà consegnata al comune quando verrà fatta la pianificazione del comprensorio. Quindi non, è un atto strano, perché se tu devi rilasciare immediatamente al comune un'area, gliela lasci subito, non a condizione che venga fatta una pianificazione, perché se questa pianificazione non venisse fatta mai, la ditta non sarebbe mai, diciamo, non dovrebbe mai aderire all'impegno assunto, no? Quindi, diciamo, in tutto il comprensorio casilino, che è quello dove ci troviamo, il progetto direttore SDO lo destinava alla riqualificazione ambientale di questa periferia, prevedeva che nel piano particolareggiato fossero anche definite interventi di riforestazione e di riqualificazione ambientale per migliorare la qualità dell'aria. Voi considerate che ci troviamo nella zona di Roma che presenta uno dei più alti picchi di inquinamento atmosferico. La centralina che prima stava a Largo Preneste e continua a chiamarsi Largo Preneste è stata fisicamente spostata di un chilometro all'interno del quartiere, dietro i palazzi, sperando che indicasse picchi di inquinamento inferiori, e ciò nonostante li continua a superare, proprio perché l'inquinamento non si ferma sulla via Prenestina a Largo Preneste, scavalca i palazzi, raggiunge la centralina e li superiamo. Quindi siamo in una situazione con elevatissimo inquinamento ambientale, una densità abitativa di 16.000 abitanti al chilometro quadrato, superiamo Portici, stiamo... Se fossimo un comune, saremmo il comune con la più alta densità abitativa d'Italia. Abbiamo una cementificazione, un'impermeabilizzazione del territorio altissima. Se voi considerate dal centro storico, è una crosta di palazzi che arriva fino all'acqua bulicante, a via dell'acqua bulicante. Lì parte il comprensorio Casilino SDO e lì hanno deciso di realizzare questo supermercato, no? Noi riteniamo che in assenza di una pianificazione urbanistica non possono essere rilasciate così a macchia di leopardo con concessioni edilizie che non tengono conto delle esigenze di tutto il territorio. Al di là di questo, lì è nata poi una vicenda se l'area fosse o meno all'interno di un vincolo che è quello dei due allori, e purtroppo la posizione che ha assunto la sovrintendenza è stato quello di ritenere che l'area fosse esclusa. C'è una, la chiamano discrasia tra testo del vincolo e piantina legata al vincolo, per cui la sovrintendenza ha ritenuto che fosse esclusa. Su questo noi siamo... Consiglio di Stato, però... Sì, c'è una sentenza del Consiglio di Stato e l'abbiamo fatto presente con l'ultima lettera che siamo stati costretti a mandare sul problema assieme alle altre associazioni. Cerchiamo sempre di muoverci assieme a tutte le altre associazioni ambientaliste presenti nel territorio, perché il problema è comune. Anche su questo fatto purtroppo non abbiamo avuto il sostegno della sovrintendenza, però diciamo non, la sovrintendenza non ha messo in discussione l'esistenza del vincolo, almeno quello. Ma diciamo siamo sempre esposti poi ai ricorsi dei primati, perché il ricorso che è stato presentato da parte della ditta costruttrice verso il municipio, che aveva sospeso i lavori proprio per questa discrasia del vincolo, purtroppo nel suo interno il ricorso dichiara che il vincolo non ha vigenza sempre per la sentenza del 2006, e questo apre veramente una pericolosità. Poi dichiara che l'area non ha valore ambientale, sebbene il piano paesistico regionale la dichiari area di continuità naturale. Lì viene dichiarato, in base alla situazione che c'era nel 90, la presenza di sfascia carrozze, comunità di zingari, discariche, che effettivamente era la situazione che c'era prima che venisse messo il vincolo. Il vincolo ha contribuito a rimuovere gli sfascia carrozze che stavano qui su via dei Gordiani, però ci si rifà alla situazione precedente. Cioè qui non è possibile che
diciamo, l'ambiente venga sempre sottomesso e calpestato in vista di interessi economici diciamo, di una parte della società. Ecco, questa è un po' la situazione. Ringrazio. Abbiamo sentito l'intervento di Emilio Giacomi. Dopo Emilio Giacomi ha parlato Andrea Filpa. Dunque, Andrea Filpa, anche lui dal punto di vista scientifico è un peso, diciamo, importante, un peso da 90, direi, sì, importante per il WWF, e collabora attivamente già da parecchio tempo alla nostra struttura locale, intendo. In questo caso, in questa situazione, è intervenuto per... non lo so perché. Te lo dico io. Allora. No, aspetta. Ok, quindi è intervenuto Andrea Filpa. Andrea Filpa, che ha parlato successivamente ad Emilio Giacomi. Andrea Filpa è un peso importante, un peso da 90, intendo, importante per il nostro WWF, la nostra struttura locale. Perché oltre ad essere, diciamo, un attivista, è anche un docente universitario, vero? Esatto, Stefano? Sì. Andrea Filpa, intanto, è il delegato regionale del WWF Italia per il Lazio, quindi è un po', tra virgolette, il nostro capo, cioè il nostro referente immediato, e si occupa un po' dell'attività di tutti i gruppi presenti all'interno della nostra regione. Oltre a questo è un urbanista importante ed è docente di urbanistica all'Università Roma 3, e quindi fa questo suo intervento che è focalizzato in particolare sul ruolo di mitigazione nei confronti del cambiamento climatico da parte degli interventi che possono essere effettuati all'interno di una città come Roma per tutelare il verde e per tutelare, insomma, ciò che ancora resta di natura, proprio perché le aree verdi possono effettuare, come lui ci spiegherà, un importante ruolo di contrasto nei confronti del cambiamento climatico. La parola ad Andrea Filpa, che è professore di urbanistica all'Università degli Studi di Roma 3 e non solo, ma contestualmente è anche delegato del WWF Lazio, per nostra fortuna. Ti lascio carta bianca. La nostra fortuna è tutta da venire. No, allora, voi del Pigneto Prenestino state facendo un lavoro ammirevole, nel senso che... accompagnate delle cose belle, penso che divertano anche voi, questo di fotografare, fare i monitoraggi, no? Che sono cose molto belle, però le accompagnate a questo impegno nelle questioni urbanistiche, che è veramente, come dire, è molto più complicato. Lo posso dire con una certa cognizione di causa: seguire le vicende urbanistiche e spesso non è nemmeno, oltre a essere rognoso, perché sono cose lunghe, contraddittorie, con tanti soggetti, tanti riferimenti, tante cose eccetera, ma per certi versi rischiano di diventare anche controproducenti per l'associazione. Cioè, alla fine gli speculatori hanno capito che se un cittadino, già una buona parte dei cittadini non è sensibile a queste cose, ma anche il cittadino sensibile, dopo un anno, due anni, tre anni, cioè alla fine il cittadino, cioè, rimangono i mastini, cioè rimanete voi, ma i cittadini si ce la fanno più, insomma, non, e magari voi rischiate di diventare anche persone noiose, cioè, perché state ponendo sempre gli stessi problemi e non li riuscite a risolvere. Ma chi vuole come dire, cementificare in questa vostra zona, che effettivamente è vero che è uno dei quadranti, è il quadrante di Roma dove c'è più compattezza dell'edificato, eccetera. È chiaro che chi vuole continuare a edificare aspetta solo che i mastini mollino l'osso, no? Quindi, cosa che mi sembra che voi non stiate facendo. Ecco, detto questo, io volevo segnalare un po' una cosa, cioè che è vero che è difficile coinvolgere i cittadini, eccetera, eccetera, però è altrettanto vero che si stanno muovendo all'interno della città molte cose. Ma più che a livello della città, io non mi sembra che a Roma ci siano grandi innovazioni
o grandi scelte positive dal punto di vista urbanistico. Potrei sbagliare. Sì, piano casa è una cosa sì, regionale, diciamo, sì, ma anche proprio Roma come idee, come non mi sembra che stia ultimamente esprimendo grandi cose. Mentre invece in tante altre città d'Europa tante cose si stanno muovendo. Allora, per capirci, a Roma si continua ancora a ragionare con la densificazione. La densificazione, cioè, era un obiettivo di qualche anno fa, cioè dire se devo fare una cosa nuova la vado a fare dentro un'area dismessa perché così non occupo nuovo suolo. A Roma si occupa nuovo suolo perché l'operazione stadio comporterà 50 ettari di nuovo suolo così d'una botta, e dall'altra parte si vanno a collocare delle funzioni all'interno di aree in precedenza edificate e abbandonate. Allora, qual è la novità? La novità è il clima. Allora, la novità è il clima, e il clima dice di tutte le città d'Europa che stanno affrontando i problemi climatici. Stanno operando, ho portato alcune foto che ho fatto a Copenaghen, stanno operando per aumentare il verde. Allora, il discorso il verde è l'unica misura fino ad ora scoperta per attenuare gli impatti del clima in città, sia impatti del clima che vengono dalle piogge, sia impatti del clima che vengono dalle ondate di calore, quindi dall'aumento delle temperature. Questo significa che va difeso nella città esistente, nella città che è già costruita, come questa è stata costruita 50, 60, 70 anni fa fino a costruzioni più recenti. Ogni metro quadrato di verde va difeso. E questo state facendo voi. E questo mi sembra un'azione estremamente benemerita, nel senso che poi una volta cementificato è molto più difficile tornare indietro. Allora, ho portato qualche... questo è un disegno che si legge, ma insomma queste aree gialle sono tutte le aree che Copenaghen sia nel passato che oggi ha previsto per aumentare la quantità di verde all'interno della città, e Copenaghen non è messa male a verde, insomma è messa discretamente, ma poi si stanno facendo altre, se andiamo avanti con le diapositive. E a un certo punto Copenaghen ci ha avuto sarò brevissimo, il 2 agosto, no, 11 luglio, no, mi sembra, 2013, ci ha avuto una cosa nuova, cioè è arrivata una pioggia che non c'era mai stata, e a Copenaghen piove, è chiaro, però piove tranquillo, piano, insomma, la pioggia londinese, invece è arrivato un bello scroscione modello Roma o modello tropico, per cui la città si è trovata tutta allagata, e in particolare c'è stato un quartiere che è andato a bagno pesantemente, che è su questo quartiere hanno deciso di intervenire per dargli una migliore, in questo caso, risposta idraulica, cioè fare in modo, perché la città c'ha problemi con l'acqua, la città c'ha problemi con l'acqua perché è impermeabilizzata, perché è tutta asfaltata, e quindi l'acqua quando arriva non si infiltra, non c'è la vegetazione che l'assorbe, l'evotraspirazione, e tutto finisce nella fogna. Le fogne sono dimensionate non per ricevere e quindi salta tutto. E si sono messi in questo... Che cosa? L'impianto di smaltimento dell'acqua. Ma no, no, perché sono cambiati i regimi delle piogge, questo è il problema. Quelli erano stati previsti e abbastanza decentemente con... No, ma per essere... non sono stato chiaro.
erano stati previsti per quei regimi di piogge che oggi il cambiamento climatico sta cambiando. E in questo quartiere, se andiamo avanti, l'idea era quella lì di intervenire sugli spazi pubblici facendoli diventare più permeabili e più verdi. Che la... Questo qui sono degli esempi su una piazza esistente. Questa piazza prima era tutto un parcheggio e i parcheggi sono stati spostati, sono stati messi un po' da una parte e un po' dall'altra, e questa qui c'ha una doppia funzione, cioè questa qui se anzitutto c'è il verde, ci staranno gli alberi eccetera, poi quando ci sarà tanta pioggia questa qui fungerà come una bacinella, per cui raccoglierà l'acqua e l'acqua non andrà nelle case e l'acqua poi si infiltrerà. Ce n'era una prima di diapositiva che vole... ecco, questo qui si fanno queste cose, cioè si prende l'asfalto e si toglie il cemento e si toglie perché serve che l'acqua scenda, vada giù nel... Poi possiamo andare avanti, ancora avanti, questo qui è un'altra vista. Questo qui erano parcheggi e adesso sono diventati aiuole e sono state rifatte sotto le fogne perché hanno usato un sistema un po' misto, cioè un po' hanno migliorato la fogna e un po' hanno migliorato l'infiltrazione. E infatti qui quelle specie di bombolotti che stanno lì, che se ne vede un altro, se passiamo avanti si vede, eccolo qua, questo è il caschetto della bici e serve la scuola pasta serve per cioè, quando l'acqua si infiltra, quando smette di infiltrarsi ed esce su, allora va giù nella fogna. È una specie di troppo pieno della e questa cosa qui, per esempio, questa è una piazza dove hanno fatto dei calcoli, insomma hanno visto che c'erano troppe superfici asfaltate eccetera eccetera, quindi dice benissimo, rifacciamo la piazza in maniera da aumentare le superfici permeabili, diminuire l'asfalto eccetera. Foto, io sono andato a vederla, ho detto a me, dico, hanno fatto qua, perché quell'altra era ancora lavori in corso, no, devono ancora cominciare, cioè questa qui è la piazza che devono migliorare, che avendo la vista noi diciamo, cioè, devono migliorare questa, perché ecco, interverranno su questa piazza più o meno togliendo il 50% dell'asfalto. Quindi ecco, il discorso che volevo fare è che i nuovi modi di fare urbanistica, di fare gestione della città eccetera eccetera sono questi. Cioè a Rotterdam, Amsterdam, Copenaghen, Stoccolma, Malmö, questa roba si trova e arriverà pure da noi, speriamo, con i soliti 15 anni di ritardo, 20 anni di ritardo che ci abbiamo sempre, ma io già ci metterei una firma, insomma. Però tutte queste cose significa che proprio si cambia il discorso, non si rioccupano i suoli all'interno del costruito, soprattutto quando il costruito ha queste caratteristiche di compattezza, perché, e questo qui l'ultima diapositiva, ancora dopo, vabbè, qui ci stanno delle case, ecco questa qua, questo qui è uno studio, è uno studio che hanno fatto non degli urbanisti ma dei questo qui erano ecologi vegetali, insomma, che si occupa di vegetazione e climatologi. Queste qui sono due ecco, questo istogramma dice questo è la parte centrale della città, questo è il rosso, la parte centrale della città l'hanno preso, mi sembra, Stoccolma come riferimento. E gli togliamo il 10% di verde, quindi trasformiamo, e questa parte verde è la città con, se riusciamo a metterci il comportamento della città, se riusciamo a metterci il 10% in più di verde. Queste sono le temperature registrate nel 1970 e queste qui sono le temperature che verrebbero registrate secondo le proiezioni climatiche future al 2020, 2050, 2080. Qual è il discorso? Che la temperatura media, che è questa,
praticamente se si riuscisse mentre la temperatura del centro a 2080 potrebbe salire di 4 gradi, se togliamo la vegetazione addirittura di 8 gradi, la temperatura, né aggiungendo la vegetazione, questa vegetazione grosso modo riuscirebbe a mantenere, secondo me è un po' ottimistico, però insomma riuscirebbe a mantenere la stessa temperatura, le temperature medie di oggi, cioè quindi quasi ad annullare il cambiamento climatico. Cioè, detto questo, appunto, la vegetazione, reti ecologiche, reti blu, insomma, sono le aree su cui lavorare sulla città. Quello che è edificato, ovviamente ci abitano le persone, insomma, sarà solo in casi particolarissimi si potranno, no? Si distruggono le case, insomma, quello ormai, però il resto si gestisce nella maniera più possibile. Detto questo, quindi auguri per le vostre battaglie, perché insomma sono vengono da tanti anni e tanti ce ne avrete davanti, secondo me. E la seconda cosa è che per ringraziare il clima di appoggiare le vostre battaglie, e vi invitiamo con grande sollecitudine a una cosa allegra, cioè la marcia del 29 novembre. Il 29 novembre è il giorno prima dell'inizio della COP di Parigi. Ci sarà questa marcia in tantissime città del pianeta. In Italia WWF ha aderito a questa mi sbaglio sempre, la chiamo alleanza, coalizione per il clima. 130 associazioni marceranno insieme. Ovviamente noi terremmo molto che la rappresentanza del WWF fosse bella, consistente. Verranno dalla Campania, dalla Toscana, dalle Marche, insomma, ecco, vorremmo veramente essere tanti. Lì ci sono, quindi, i volantini, li abbiamo messi su quel quindi tavolo. Lì ci sono i volantini, insomma, una passeggiatina, la cosa allegra, parte alle 14 da Piazza Farnese e poi arriva al Colosseo, poi c'è il concerto, insomma è pure una cosa che rischia di essere pure divertente, insomma. Ringraziamo Stefano Gizzi per aver commentato con noi la giornata del 14 di novembre, speriamo che vi abbia interessato. L'ultima domanda che io gli pongo è quella delle conclusioni. Dunque, secondo te questo tipo di intervento ha portato delle novità, ha dato delle notizie interessanti? Quali sono le tue impressioni generali che hai avuto? Sì, secondo me intanto un'impressione positiva per quanto riguarda la partecipazione del pubblico a questa iniziativa. Sono venute molte persone e persone in gran parte dei casi veramente interessate e motivate, l'abbiamo visto anche dagli interventi poi che si sono succeduti nel corso del dibattito. E secondo me un aspetto importante sia di questa iniziativa di oggi sia in generale del progetto di rilevamento dell'avifauna nel quinto municipio è proprio dovuto al fatto che questo è un settore di Roma che è stato un po' trascurato per quanto riguarda proprio gli studi, anche gli studi naturalistici. Ecco, noi abbiamo visto ad esempio, abbiamo ascoltato l'intervento di Antonio Canu, autore di un libro, come dicevo, avvincente, interessantissimo, che si sofferma su diverse aree della città di Roma, però ecco, la parte orientale rimane un po' fuori, perché evidentemente è sempre stata un pochino meno sotto l'attenzione degli studi naturalistici per vari motivi storici e di altro genere. Sicuramente in altre zone di Roma ci sono delle aree verdi molto importanti protette da tempo, come il parco dell'Appia Antica o la riserva dell'Aniene, però ecco, noi riteniamo che anche nell'area compresa fra Casilina e Prenestina ci siano dei valori naturalistici molto importanti, unitamente a valori storico-culturali e archeologici molto importanti. E detto questo, ecco, ringrazio Francesco Brigo per aver organizzato questa trasmissione, ringrazio tutti gli attivisti che hanno partecipato al rilevamento dell'avifauna e un po' a tutte le attività del WWF Pigneto Prenestino, e ringraziamo anche e soprattutto gli esperti che sono intervenuti, Fraticelli, Pratesi e Canu, anche Andrea Filpa, Raniero, Maggini,
che sono intervenuti per darci una mano e per rendere, diciamo, più come posso dire, più importante il risultato di questo rilevamento della fauna, già di per sé molto utile per quanto riguarda l'analisi diciamo sul campo. Ecco, però l'analisi scientifica, poi la valutazione dei risultati ci ha dato un valore aggiunto che noi speriamo possa essere importante soprattutto ai fini poi della tutela di questa biodiversità, di questa ricchezza, di questo patrimonio naturalistico che abbiamo ancora per fortuna nella nostra città e in questo settore orientale. Ok, grazie a tutti all'interessamento e all'attenzione dei radioascoltatori e alla prossima trasmissione. Qui da Francesco Brigo è tutto, ciao.